Benvenute e benvenuti al 172esimo mercoledì di Nexa, che quest'oggi si intitola Evitare la trappola comportamentista e la confusione tra sistemi human-like e human-level in intelligenza artificiale con la minimal cognitive grid. Che poi questo, scusa, il titolo più lungo della storia del mercoledì. Può essere. E del resto oggi ci occupiamo di scienze cognitive, quindi cose complesse, ma sicuramente verranno rese molto semplici e comprensibili dal nostro ospite, Antonio Lieto, oggi all'Università degli Studi di Salerno, ma che rivendico come collega dell'Università di Torino per tanto tempo, io l'ho conosciuto lì. Antonio Lieto è però oggi professore associato di informatica presso l'Università di Salerno, dove dirige il laboratorio Cognition, Interaction and Intelligent Technologies Lab, ed è ricercatore presso l'Istituto ICAR CNR di Palermo. I suoi interessi di studio, come avete capito, si collocano all'intersezione tra intelligenza artificiale, scienze cognitive e interazione uomo-computer. E vabbè, spero di non mancarti di rispetto, Antonio, se non racconto tutte le cose che comunque sono segnalate molto bene nella tua biografia, sia sul sito di Nexa che nel foglio che trovate qui oggi. E al quale darò la parola fra poco, dopo però aver fatto un giro di tavolo per presentarci tutti quanti, in modo che lui sappia, quantomeno fra le persone che sono qui in presenza, con chi avrà il piacere di discutere. Io sono Antonio Sant'Angelo e sono un fellow del Centro Nexa, semiologo e insegno all'Università di Torino, fra le altre cose, semiotica delle culture digitali. Prego, sono Juan Carlos De Martin, docente di ingegneria informatica qua al Politecnico e condirettore del CNES. Io sono Giacomo Conti, project manager qua al Centro Nexa. Io sono Elena Ringrao, una dottoranda all'Università di Torino in semiotica media, che porto avanti il progetto sull'intelligenza artificiale e la responsabilità. Io sono Marco Rondina, sono dottorando in ingegneria informatica e mi occupo di intelligenza artificiale e discriminazione dei dati. Io Emilio Mordiroli, sono studente del corso di laurea di comunicazione e culture dei media dell'Università di Torino e svolgo il tirocinio presso il Centro Nexa. Io sono Valeria Pergantino, mi occupo della comunicazione presso il Centro Nexa. Io sono Anna Masera, sono giornalista e sono trustee del Centro Nexa. Io sono Maria Cinotti e sono studentessa di ingegneria meccanica del Politecnico. Io sono Ludovica Baseri, sono assistente di ricerca giurisprudenza e filosofia del diritto e di informatica giuridica. Paolo Dylan, docente scuola secondaria superiore. Io Indripa, studente secondo anno di matematica per l'ingegneria. Bene, allora, benvenuti a tutti, ma soprattutto al nostro ospite. Antonio, come sai, i nostri seminari danno la parola al nostro ospite per circa un'ora e poi dopo avremo modo di discutere di quello che ci racconterà. Va bene, allora innanzitutto davvero grazie per l'invito, mi fa molto piacere essere qua. Conosco questi seminari, li seguo, li ho seguiti da anni, soprattutto per via telematica. Dunque, il tema del seminario di oggi riguarda sostanzialmente uno dei problemi che affrontiamo oggi quando si parla di intelligenza artificiale, che è legato al fatto che c'è una grossa confusione, no? C'è una grossa confusione quando cerchiamo di inquadrare, non tanto di che cosa si occupa questa disciplina, ma quali possono essere gli impatti di questa disciplina. Quindi io quello che cercherò di farvi vedere è che spesso questa confusione è legata al fatto che, assistiamo al fatto che andiamo ad interpretare in modo erroneo e andiamo ad ascrivere in modo erroneo a questi sistemi delle competenze, delle capacità basate solo ed esclusivamente sul loro output, ok? Si può ridurre un pochettino oppure si vede così? No, perché si vede a metà. È tomato. Sì. Perché? Allora, sarà ok.
Ok, adatta alla pagina. E quindi appunto gran parte di questa confusione è legata al fatto che andiamo ad ascrivere a questi sistemi delle capacità, diciamo, tipicamente biologiche, d'accordo? Non necessariamente esclusivamente umane. E questo tipo di ascrizione però è problematica, e proverò a farvi vedere per quale motivo. Dato che è problematica, quello che proverò ancora a farvi vedere è come, diciamo, possiamo prendere spunto da un ambito di ricerca che oggi si chiama scienze cognitive, però è sostanzialmente la vecchia cibernetica, nel senso che l'apparato metodologico che utilizziamo è lo stesso che c'era negli anni 40, quindi pre-intelligenza artificiale, e questo apparato metodologico può, diciamo, evitare di farci commettere questo tipo di errori interpretativi. Dunque, per andare avanti, faccio così. Oh, a cosa mi... freccia destra. Ok, a cosa mi riferisco quando, diciamo, parlo di confusione? Beh, mi riferisco, per esempio, a situazioni che abbiamo visto nei mesi scorsi, no? Quindi la richiesta di diciamo, mettere in pausa la ricerca di intelligenza artificiale dopo GPT-4, d'accordo? Oppure mi riferisco alle, diciamo, al fatto che continuamente sui media diciamo, persone che si occupano di ambito tecnologico, tipo che ne so, persone in vista, ad esempio Elon Musk, continuano a gettare lo spauracchio, no, di questa intelligenza artificiale che poi può avere effetti catastrofici, eccetera, eccetera, e cose di questo genere. Naturalmente, se viene a parlare Elon Musk, diciamo, nessuno si preoccupa, però quando diciamo, inizia a parlarne anche Hinton, che è un premio Turing, d'accordo, beh, allora significa che c'è qualche problema. C'è qualche problema anche nell'ambito della comunità di ricerca che si occupa di intelligenza artificiale, no? Lo stesso Hinton, appunto, in diverse occasioni ha parlato di rischi esistenziali, diciamo, che possono venire dallo sviluppo di questa intelligenza artificiale che può andare fuori controllo. Ora, naturalmente, diciamo, quando si parla di queste cose dobbiamo sempre ricordarci, non a caso ho preso un'altra citazione dello stesso Hinton di qualche anno fa, che è molto facile fare degli errori di previsione, no? Quindi questo qua è un virgolettato di Hinton di poco tempo fa, clamorosamente smentito. Perché oggi abbiamo ancora radiologi, insomma, nonostante le previsioni nefaste che siano state fatte. Però, diciamo, non c'è solo Hinton. Per esempio, ultimamente anche Norvig, che è, diciamo, è l'autore di uno dei principali libri di intelligenza artificiale che si studiano all'università, il Russell e Norvig, appunto, in diverse, diciamo, occasioni, anche in diciamo, articoli di carattere divulgativo, ha diciamo, rilanciato quest'idea che noi abbiamo già delle macchine super intelligenti tra di noi, l'intelligenza artificiale generale è già qui, e quindi dobbiamo in qualche modo stare attenti. Quindi questo qua è giusto, diciamo, il contesto però in cui ci muoviamo, che però è abbastanza variegato, d'accordo? Io vi ho fatto vedere quelle che sono le posizioni un po' più, diciamo, pessimiste sul tema, però nell'ambito dei pionieri, soprattutto del deep learning, ci sono delle posizioni molto variegate. Per esempio la posizione di Lecano non è la stessa di Benjo e di Hinton, che non è la stessa di Andrew Ng. Quindi c'è molto dibattito all'interno della comunità. Quello che proverò a farvi vedere è che secondo me il dibattito nasce da questa situazione che vi mostro. Immaginiamo di avere due sistemi, un sistema biologico e un sistema artificiale che vogliamo andare a confrontare, d'accordo? Quello che succede è che noi andiamo a vedere l'output del sistema naturale, diciamo l'output degli esseri umani per semplificare, ok? E l'output del sistema di intelligenza artificiale su gli stessi compiti, oppure su, diciamo, insiemi di, diciamo, gli stessi compiti che sono in qualche modo integrati. Che cosa succede? Quando l'output, cioè quando il comportamento
di questi due sistemi è uguale, oppure ad esempio nei casi in cui un sistema di intelligenza artificiale riesce ad avere delle performance migliori rispetto al sistema, diciamo, naturale, d'accordo, avviene una cosa del genere, che poi porta a quel tipo di, diciamo, di discorsi che abbiamo visto prima. Però sostanzialmente quello che avviene è questo, cioè si va ad attribuire la competenza, un certo tipo di competenza che spiega, d'accordo, quello che è, quelli che sono i meccanismi biologici che determinano un certo tipo di output negli esseri umani, si attribuisce, si ascrive erroneamente, cercherò di farvi vedere, anche al sistema, diciamo, artificiale, che però è, diciamo, costruito utilizzando dei principi, dei meccanismi che sono, diciamo, abbastanza diversi rispetto al sistema naturale. Quindi quello che si fa è una theory ascription che è sbagliata, d'accordo? Perché la teoria che spiega la competenza C per, diciamo, e i meccanismi che determinano un certo tipo di output negli esseri umani, va bene? Non può essere la stessa che spiega anche, diciamo, meccanismi che, diciamo, quelli che sono le componenti e i meccanismi di natura diversa del sistema artificiale, semplicemente per il fatto che questi due sistemi generino lo stesso tipo di comportamento, lo stesso tipo di output, d'accordo? Una volta che c'è, però una volta che è avvenuta questo tipo di, diciamo, ascrizione erronea, si va ad interpretare l'output del sistema di intelligenza artificiale in base alla teoria, in base alla competenza che spiega quello che è l'output del sistema naturale. E questo porta, diciamo, ad affermazioni del tipo di quelle che abbiamo visto, quindi si vanno ad ascrivere a questi sistemi, diciamo, capacità super intelligenti, ma anche capacità cognitive di alto livello, come per esempio l'intenzionalità, o in alcuni casi, diciamo, estremi, coscienza, e quindi questo può, diciamo, genera poi il fatto che si parli anche di rischi esistenziali, di scenari alla Skynet e cose di questo tipo qua, d'accordo? Quindi quello che cercherò di farvi vedere oggi è che questo tipo di ascrizione di competenze è, diciamo, ingiustificata dal punto di vista scientifico, proprio metodologicamente sbagliata. E, diciamo, se l'intelligenza artificiale, diciamo, guardasse un po' di più all'apparato metodologico della cibernetica, eviterebbe di incappare in questo tipo di errori. Ora, diciamo, uno degli elementi che, appunto, spiega perché questo tipo di, diciamo, competence ascription è sbagliata, e si trova all'interno di questo libro, oramai del 2001, Content Design for Artificial Minds. 2021. No, di qualche anno fa, però, diciamo, questo è un tema centrale del libro, non l'unico. Sostanzialmente quello che io cercherò di fare adesso è prendere alcuni elementi che sono illustrati nel libro e, diciamo, quindi vi devo introdurre una cassetta degli attrezzi che poi serve ad argomentare quello che è, diciamo, poi il nocciolo della questione. Io in questo libro ho cercato di rispondere a queste domande qua. Che cos'è che caratterizza un sistema biologicamente, cognitivamente ispirato, un sistema artificiale di questo tipo? Quali sono esempi di sistemi biologicamente e cognitivamente ispirati? Come si differenziano da sistemi di intelligenza artificiale to cure? Okay? Come possono essere utilizzati? Come possono essere, diciamo, valutati? E in che modo ci possono aiutare questi tipi di sistemi, questo tipo di approccio, ci può aiutare a costruire quelli che sono i sistemi di intelligenza artificiale di prossima generazione, cioè quelli che vanno oltre il deep learning, che utilizzano il deep learning ma lo integrano, diciamo, con altri tipi di elementi tecnici. Dunque, per rispondere alla prima domanda, quindi che cosa sono questo tipo di sistemi? Beh, sistemi biologicamente cognitivamente ispirati, come dire, per farla molto breve, sono sistemi che si ispirano al funzionamento di esseri biologici, ad esempio, diciamo, esseri umani, quindi sono costruiti, sono progettati prendendo ispirazione esplicitamente da esseri biologici, e questa è una parte della storia. L'altra parte della storia è che, diciamo, dato che la loro costruzione è guidata, se vogliamo, da questa ispirazione di natura biologica, sono utilizzati
anche come, diciamo, strumenti simulativi, cioè strumenti che cercano di spiegare degli elementi che, diciamo, sono degli elementi, diciamo, della teoria che spiega il comportamento di un essere biologico, che però sono non noti, d'accordo, originariamente, che però tramite simulazione possono in qualche modo emergere, d'accordo? Quindi questa è la caratteristica, diciamo, principale dei sistemi biologicamente e cognitivamente ispirati. Quindi non soltanto costruire delle tecnologie migliori, ma, diciamo, tecnologie che possono avere anche una capacità esplicativa rispetto ad aspetti, diciamo, ignoti, sconosciuti di come funziona la nostra mente, come funziona il nostro cervello. E come vi dicevo, appunto, come dire, questa cosa non è nuova, cioè, come dire, questa idea è un'idea che nasce sostanzialmente prima dell'intelligenza artificiale, cioè nasce con la cibernetica, e che ha, diciamo, avuto come principale merito l'idea di andare a proporre uno studio unificato di organismi biologici e macchine, dove all'epoca le macchine erano macchine meccaniche sostanzialmente, però tutto l'apparato che ora, diciamo, vado ad introdurre viene sostanzialmente da questo filone di, da questo filone di ricerca. E nello specifico, diciamo, uno potrebbe continuare a porsi delle domande del tipo: va bene, abbiamo detto che prendiamo ispirazione da, per esempio, dagli esseri umani, da esseri biologici, cerchiamo di costruire sistemi intelligenti che fanno le stesse cose e poi cerchiamo di avere, diciamo, questa inferenza inversa, no? Cerchiamo di utilizzare la simulazione di questi sistemi per spiegare qualcosa dei sistemi naturali che non sappiamo. Però, per esempio, quando è che noi possiamo dire che un sistema computazionale, per esempio, ha un potere esplicativo rispetto al sistema naturale che è stato preso come fonte di ispirazione? Cioè, quali sono i requisiti che dobbiamo considerare dal punto di vista del design, dal punto di vista della progettazione? Per, diciamo, rispondere a queste domande bisogna introdurre quelli che sono, diciamo, i due paradigmi principali che vengono utilizzati in intelligenza artificiale, che sono il paradigma funzionalista e il paradigma strutturalista. Ora anche qui la farò, diciamo, breve, però sostanzialmente nell'ambito del paradigma funzionalista, almeno, diciamo, in una delle sue versioni, diciamo, più estreme, d'accordo, si assume che quando abbiamo un sistema naturale, un sistema artificiale, sia sufficiente per cercare di avere questo tipo di capacità esplicativa, questa sorta di inferenza inversa, diciamo, la stessa specificazione di input e output tra i due sistemi. Cioè, se i due sistemi sono in grado di gestire gli stessi tipi di input e generare degli output analoghi o identici in alcuni casi, beh, allora, come dire, quel tipo di sistema ci dice qualcosa, ci può dire qualcosa rispetto anche al sistema naturale, diciamo, che viene originariamente considerato. E la stragrande maggioranza di sistemi funzionalisti, quindi sistemi che si basano soltanto sul fatto che c'è una, diciamo, somiglianza molto debole, d'accordo, tra come funziona il sistema naturale e come noi andiamo a costruire il sistema artificiale. L'importante è che gestiscano, diciamo, gli stessi input e gli stessi output e che, diciamo, ci sia una somiglianza di superficie su quelli che sono i meccanismi interni di funzionamento dei due sistemi. E, come dicevo, la stragrande maggioranza dei sistemi di intelligenza artificiale di oggi sono sistemi funzionalisti, ok? Questo però porta tutta una serie di problemi che adesso vedremo. L'altro grosso, diciamo, paradigma che abbiamo è un paradigma, se vogliamo, che pone dei vincoli aggiuntivi rispetto al paradigma funzionalista. Cioè dice: beh, io però, per fare in modo che un sistema artificiale abbia un potere esplicativo, diciamo, sensato rispetto al sistema naturale che ho preso come fonte di ispirazione, devo andare ad aggiungere molti vincoli di natura biologica oppure di natura cognitiva, a seconda del task che voglio replicare oppure a seconda degli insiemi di task che voglio andare a replicare nel mio sistema naturale, d'accordo? Quindi, diciamo, questa slide molto sintetica serve a dire che modelli funzionalisti e modelli strutturalisti possono essere visti come, diciamo, due elementi estremi di un continuum, va bene? E da un certo punto di vista... Scusa se ti interrompo, Antonio, giusto per seguirti bene. Strutturalista vuol dire
che ha la stessa struttura, diciamo, del nostro cervello. Significa che si vanno ad inserire quando si progettano, quando progetto un programma, quando scrivo un programma, quando progetto un sistema di intelligenza artificiale, vado a costruire questo programma utilizzando delle componenti che sono fortemente ispirate biologicamente alla struttura biologica o alla struttura, tra virgolette, cognitiva dei processi che puoi andare. Come ti ricorderai, sì, già la prima volta che ti avevo ascoltato avevo dei problemi su strutturalismo. Certo, in semiotica significa tutta un'altra cosa. Sì, hai fatto bene, sì, sì. No, no, in questa letteratura strutturalista significa questo, significa che io vado ad inserire degli elementi, dei vincoli che sono decisamente più forti rispetto a quelli deboli che si utilizzano nel paradigma funzionalista. E come dicevo, questi due modelli possono essere visti dal punto di vista, del loro potere esplicativo, come due elementi che si trovano all'estremità di un continuum. D'accordo? Nello specifico, all'interno di questo continuum possiamo avere diversi tipi di modelli che hanno maggiore o minore, diversi tipi di modelli e quindi di sistemi di intelligenza artificiale che possono avere maggiore o minore plausibilità biologica e cognitiva e che quindi per i quali possiamo andare ad utilizzare diversi tipi di spiegazioni, per interpretare in modo corretto, quindi non come abbiamo fatto con gli esempi che abbiamo fatto vedere prima, in modo corretto quello che è l'output di questi sistemi. Ora, giusto due parole, tutte questi tipi di spiegazione che vedete qua sono, spiegazioni introdotte nell'ambito della filosofia della scienza, d'accordo? Quindi non vengono dall'informatica, non vengono dalle neuroscienze, non vengono dall'ingegneria. Però questi tipi di spiegazioni qua, quindi questa letteratura, è sostanzialmente letteratura di tipo filosofico, d'accordo? E si dovrebbe fare un seminario specifico su ciascuno di questi elementi qua. Però io ora vi ho fatto vedere qual è un po' lo schema, va bene, generale. E vi farò vedere come sia se andiamo a considerare modelli funzionalisti puri, che sia nel caso in cui andiamo a considerare modelli strutturalisti puri, abbiamo dei problemi. Quindi la cosa importante per sistemi computazionali biologicamente cognitivamente ispirati e vedere dove ci collochiamo all'interno di questo continuo. Ok? Vi faccio degli esempi così può essere un po' più chiaro quello che sto dicendo. Un primo esempio è questo qua. Immaginiamo di andare a confrontare uccelli, per esempio, e aeroplani, per esempio i jet. Naturalmente un jet non è un buon modello esplicativo rispetto al modo con cui vola un uccello, d'accordo? L'unico elemento in comune che hanno questi due sistemi è il fatto che devono rispondere alle leggi dell'aerodinamica entrambi, d'accordo? Ma lo fanno in modi completamente diversi, d'accordo? Ora, questo è un buon esempio, anche qua abbastanza estremo, però abbastanza intuitivo, di modelli funzionalisti. D'accordo? I modelli funzionalisti non hanno alcun potere esplicativo rispetto a come funziona il modello biologico da cui abbiamo preso ispirazione inizialmente per andare a modellare quel tipo di funzione. Quindi questo è un problema quando abbiamo modelli esclusivamente di tipo funzionalista, che sono i modelli di intelligenza artificiale oggi, va bene? Abbiamo però un altro problema se prendiamo alla lettera quello che è il paradigma strutturalista, no? Abbiamo questo che è noto come paradosso di Wiener, che in una battuta appunto si può dire questo è un paradosso che si trova in questa pubblicazione interessante. Se io devo avere un modello di un gatto, il modello migliore di un gatto è un altro o possibilmente esattamente lo stesso gatto, no? Cioè, qual è il punto di questo paradosso? Il punto è che se noi consideriamo questa assunzione strutturalista alla lettera, quello che abbiamo è che dovremmo andare a ricostruire interamente, per esempio nel caso degli esseri umani, un essere umano, no? Quindi qualche cosa che non è possibile. Perché vi ho detto questa cosa qua? Perché dal punto di vista della progettazione,
quello che si fa quando si vanno a costruire modelli artificiali, biologicamente, cognitivamente ispirati, è andare a vedere, diciamo, i trade-off tra, appunto, che possiamo andare ad inserire tra elementi funzionalisti di un modello ed elementi strutturalisti. Quindi elementi che, diciamo, alla buona, in modo superficiale, ricalcano quello che sono le stesse specifiche di input-output di una componente, diciamo, corrispondente del sistema naturale che abbiamo preso come fonte di ispirazione, e delle componenti che invece sono modellate in modo molto più, diciamo, analitico, va bene, strutturalista, secondo però il significato di che assume questa parola in questo tipo di contesto. Quindi, diciamo, quando noi parliamo di sistemi biologicamente o cognitivamente ispirati, ci troviamo sostanzialmente lungo questo continuum. Non siamo né completamente qui, non siamo né completamente, diciamo, dal lato dello strutturalismo puro. Ora, giusto una digressione storica, nell'ambito dell'intelligenza artificiale, l'assunzione secondo la quale per andare a progettare sistemi intelligenti bisognava prendere in qualche modo ispirazione dal modo in cui funzionavano altre entità biologiche, ok, è stata quella predominante dall'inizio fino, diciamo, dalla metà degli anni 50 fino più o meno alla metà degli anni 80, d'accordo? Successivamente c'è stato quello che è stato un po' un cambio di paradigma, cioè dato che, diciamo, si è visto che dal punto di vista innanzitutto molte cose anche di come funzionava e come funziona ancora oggi il nostro cervello e la nostra mente sono non completamente chiari, forse era meglio andare a focalizzarsi su compiti più specifici, più narrow, no? Come si dice in questi casi, e cercare di ottimizzare dei sistemi alla risoluzione di quel tipo di compiti. Quindi dalla metà degli anni 80 in poi, i sistemi che sono stati costruiti non hanno più seguito questo tipo di paradigma, diciamo, che se vogliamo non era, diciamo, era più legato al mondo dello strutturalismo, diciamo così, ok? Però paradossalmente i successi principali dell'intelligenza artificiale si sono avuti quando si è abbandonata la prospettiva di tipo biologico, di tipo, diciamo, cognitivo. Infatti i principali sistemi di intelligenza artificiale, diciamo, recenti, ok, sono sistemi funzionalisti. Per esempio, c'è IBM Watson di qualche anno fa, oppure più recente il sistema AlphaGo di DeepMind, oppure ancora AlphaFold, ancora di un paio di anni fa, in grado di andare a fare predizioni sulle strutture delle proteine, o ancora oggi i Large Language Models, eccetera, eccetera. Quindi questi qua sono tutti sistemi, diciamo, di successo di intelligenza artificiale, sviluppati andando a perseguire di più, diciamo, un paradigma di carattere funzionalista, d'accordo? Non hanno niente a che vedere con il modo con cui noi risolviamo le stesse classi di problemi. Cioè ChatGPT non risponde, diciamo, a delle domande utilizzando quelli che sono dei meccanismi noti a livello, diciamo, biologico e cognitivo rispetto al modo con cui noi, diciamo, gestiamo, generiamo del linguaggio. Stessa cosa per sistemi di computer vision, ok? Quindi il fatto che riescono a classificare uno stesso tipo di output allo stesso modo, il fatto che danno l'impressione di essere in grado di generare lo stesso tipo di output, non significa che i meccanismi che generano questo tipo di output siano gli stessi che utilizziamo noi. In questo caso, esplicitamente, ok, by design, appunto, no? Lo ridico, sono proprio sistemi che non seguono, diciamo, questo tipo di ispirazione cognitiva. E nello specifico sono dei sistemi, diciamo, questo viene fuori anche ad un'analisi, diciamo, non proprio professionale, cioè anche, diciamo, ad un'analisi di nuovo di tipo superficiale, quando si fanno a vedere gli errori che commettono. Cioè fanno degli errori che nessun, diciamo, essere umano farebbe. Per esempio, vi ne faccio una carrellata molto veloce. Qui vi ho lasciato il link di questo video. Questo è... che appunto vi consiglio di andare a vedere. Durante, diciamo, la diretta di questo gioco Jeopardy, che è simile un po' a Chi vuole essere milionario, insomma, adesso non so se ce l'avete presente,
dove il topic di rispetto alla quale il sistema e diciamo i due concorrenti umani dovevano rispondere era Stati Uniti, e diciamo c'era una sorta di come dire indovinello tra virgolette da risolvere. Beh, in questo caso appunto vi consiglio di vederlo perché è abbastanza diciamo divertente. Il sistema IBM Watson risponde che sul tema Stati Uniti la città il cui aeroporto più grande ha il nome di un eroe della Seconda Guerra Mondiale e in cui il suo secondo aeroporto più grande è il nome di una battaglia della Seconda Guerra Mondiale è Toronto, che sappiamo bene non è una città degli Stati Uniti. Oppure andando su diciamo sistemi di tipo diverso, ok, sappiamo, quindi questi sono sistemi che utilizzano per esempio reti convoluzionali, sappiamo che è facile addestrare altri tipi di reti neurali per fare in modo che diciamo queste due figure apparentemente identiche, no, all'occhio umano, in cui però diciamo c'è il cambiamento di un pixel che per noi è impercettibile, generino delle categorizzazioni completamente diverse di questi algoritmi. Quindi in questo caso il sistema viene diciamo categorizzato come gatto egiziano, in questo caso addirittura come diciamo asciugamano da bagno. Stessa cosa diciamo per la coppia di immagini sotto, quindi qui è Giant Panda, secondo diciamo in questo caso Vulture, adesso non mi ricordo mai, era Fortoio. Ecco, quindi diciamo questi sono diciamo degli esempi abbastanza lampanti anche qua di errori non umani, non ci accorgiamo neanche diciamo del cambiamento che c'è stato all'interno di queste coppie di immagini. O ancora diciamo cose di questo genere qua, il fatto che il sistema l'intelligenza artificiale è in grado di battere diciamo, il campione del mondo di Go, è stato battuto da un amatore umano che ha utilizzato un semplice trick, cioè è andato a circondare, d'accordo, quelli che sono i pezzi, diciamo, adesso non so se conoscete Go, però è un gioco diciamo molto più complicato degli scacchi, però c'è sempre una scacchiera, però appunto con questa strategia abbastanza se vogliamo intuitiva, che naturalmente si era diciamo in qualche modo preparato, è riuscito a battere diciamo questo sistema tra virgolette imbattibile di intelligenza artificiale. Ancora per esempio sempre su sistemi che fanno categorizzazioni di immagini, ci sono questi sistemi che mancano completamente di senso comune, quindi per esempio che qua siamo nell'ambito della computer vision, quando si va a classificare un'immagine del genere si dice ma questa è sicuramente una mucca che è alta un metro e diciamo più di un metro e mezzo e che è lunga più di 5 metri, d'accordo? Naturalmente ecco qua il fatto che non si riconosce che ci sia diciamo un'occlusione, che lì potrebbe esserci un'altra mucca. O ancora, appunto, diciamo io ho una carrellata di esempi, questa qua anche è simpatico, sistemi che devono fare il captioning automatico di appunto della narrazione, no? Della narrazione visiva di queste foto, e per esempio il captioning automatico viene fuori qui nel caso della prima scena, ma qui c'è una woman riding a horse on a dirt road, ok? Oppure questo qua, un aeroplano che è parcheggiato all'interno dell'aeroporto, oppure questo qui, insomma. Questo vi dà l'idea proprio del fatto che vada a mancare quello che è diciamo la capacità astrattiva, no? che ci permette appunto di andare ad interpretare narrativamente, per esempio in questo caso, un certo tipo di scena. O ancora, diciamo, cambiamo sistemi, andiamo su Large Language Model, dove conoscete tutto il fatto che sono diciamo, soggetti a tutta una serie di problemi. Questo qua diciamo, è anche un esempio molto simpatico. Immaginiamo di un problema dove il prompt è, ci sono quattro macchine che partono insieme da Haifa e arrivano a Tel Aviv dopo 2 ore, mi dici un pochettino quale sarebbe il tempo che, diciamo, del tragitto se le macchine fossero 8, e il sistema dice diciamo abbiamo 8 macchine, allora bisogna raddoppiare anche quello che è diciamo, il tempo del tragitto, no?
Quindi diciamo non c'è capacità di fare ragionamenti anche banali, se vogliamo, di tipo logico, e poi ho tutta una serie di, diciamo, di esempi su cui non mi soffermo, ne vediamo soltanto magari qualcuno. Per esempio, uno è questo qua, anche molto interessante. Questo è di GPT-3, quindi della versione precedente di GPT-4. Su compiti di risoluzione anaforica, no? Quindi ad esempio per una frase del tipo appunto the trophy doesn't fit into the brown suitcase because it is too small, what it is too small, il sistema dice the trophy is too small, ok? Quindi assolutamente evidenzia il fatto che non ha compreso assolutamente quella che è la semantica, il contenuto di questa frase. Oppure mancanza di ragionamento temporale. Questa è sempre una situazione di GPT-3 Playground, in cui si dice: ma quale di questi elementi qua è vero? E ci sono diverse opzioni, diciamo, legate, se vogliamo, all'ultima cena, in cui, che ne so, opzione A, Giuda Iscariota prima ha mangiato l'ultima cena, poi ha tradito Cristo per 30 denari e poi si è suicidato. Oppure opzione B, Giuda Iscariota prima ha mangiato, poi si è suicidato e poi ha tradito Cristo per 30 denari, eccetera, eccetera. Varie opzioni di questa catena di eventi, e il sistema dice: ma sicuramente, insomma, l'opzione giusta è questa qua, Giuda Iscariota prima si è suicidato, poi ha mangiato l'ultima cena e dopodiché ha tradito Cristo per 30 denari, d'accordo? Queste sono delle evidenze che hanno fatto parlare, quando ci si riferisce a questi sistemi, di pappagalli stocastici, no? Quindi questa è quindi sistemi che non sono in grado effettivamente di comprendere il significato del testo, dei token che vanno a produrre. Passiamo però a sistemi anche un po' più complicati, per esempio sistemi come DALL-E 2, no? Si basa su un motore come GPT-4, quando andiamo a chiedere di comporre dei sistemi, diciamo per esempio per prompt del tipo io voglio un red cube on top of a blue cube, queste sono tutte i tipi di immagini che sono stati generati, ok? Quindi c'è un evidente problema di composizionalità dei blocchi, va bene, che costituiscono pezzi semanticamente significativi di una frase, oppure incapacità di gestire le negazioni, no? Io per prompt del tipo non voglio nessuna giraffa che voglio un'immagine in cui non c'è nessuna giraffa vicino ad un uomo, genera tutte immagini in cui c'è una giraffa vicino ad un uomo. Questo non è un caso, perché questi sistemi sono sistemi che non utilizzano componenti di logica, d'accordo? Quindi questi sono i sistemi neurali che la fanno da padrone oggi in intelligenza artificiale, sono sistemi che apprendono da dati. Uno potrebbe anche dire: vabbè, però vi ci hai fatto vedere degli esempi di GPT-3, se andiamo su GPT-4, per esempio GPT-4 non è che cambia tantissimo, va bene, il sistema è migliorato grazie anche al fatto che c'è un grosso intervento manuale, va bene, grazie anche al fatto che quando si segnalano delle informazioni che sono imprecise, poi manualmente queste informazioni vengono corrette da annotatori. D'accordo? Quindi ci sono degli esseri umani che a mano correggono questo tipo di informazioni sbagliate, e però poi questi elementi vengono venduti dal punto di vista del marketing dell'intelligenza artificiale come degli avanzamenti dovuti al fatto che questi sistemi sono più grandi, hanno una maggiore potenza di calcolo, col fatto che ci siano delle capacità emergenti, invece c'è un forte intervento manuale, su cui si basano le evoluzioni anche di questi sistemi. Questo è dichiarato anche nelle FAQ dei sistemi stessi, Quindi se si vanno a leggere si dice: guardate che noi abbiamo un esercito di persone, va bene, che vanno a correggere quando arriva un segnale di informazione erronea, sbagliata ad un certo livello, vanno manualmente a correggere quelle che sono queste tipi di informazioni. Quando però anche per GPT-4, anche se noi proviamo a fare delle cose del tipo di questo tipo qua, no? Quindi io inserisco, immaginiamo di essere in questa situazione, inserisco una mela in una busta,
poi vado ad inserire o una pera o due banane all'interno della busta, dopo vado a togliere un pezzo di frutta, successivamente rimuovo tutti i pezzi di frutta dalla busta. Bene, in base a quello che ti ho detto, è possibile sapere quanti pezzi di frutta sono rimasti? Based on the information provided, it is not possible to know exactly how many pieces of fruit remain in the bag, dopo che ho rimosso tutti i pezzi di frutta. Questo è GPT-4, d'accordo? Che poi alla fine presenta i due scenari e apparentemente risponde, però si autocontraddice. Innanzitutto qui non risponde, poi si autocontraddice all'interno della stessa risposta, d'accordo? Quindi questo qua è un buon esempio appunto che appunto viene utilizzato quando si parla di pappagalli stocastici. O ancora, qui magari la slide si vede un po' piccola, cioè non so se avete presente questa immagine qua, dove c'è il famoso Chihuahua Muffin Problem, no? Cioè noi abbiamo, se si dà in input a sistemi di computer vision in cui che devono riconoscere quali di queste immagini sono dei muffin e quali sono dei chihuahua, no? Dove per esempio questo qua è un chihuahua, i sistemi di computer vision dicono no, qui ci sono tutti muffin. Apparentemente, GPT-4 è stato addestrato anche su questo tipo di problema, quindi è in grado di riconoscere il fatto che in questa sequenza di immagini ci sono sia chihuahua che muffin. Dopodiché, se uno gli chiede, va bene, allora che cos'è la terza immagine nella riga di sopra? La terza immagine è un muffin, questa qua sarebbe, ok? E invece questa, è un'immagine di un chihuahua, d'accordo? Anche qui, noi guardando con un minimo di attenzione riusciamo facilmente a distinguere, magari ingrandendo un pochettino l'immagine, che è molto piccola, però quando si hanno dei compiti di questo genere riusciamo facilmente a non farci ingannare. Come vi dicevo però, questi problemi saranno risolti, cioè in GPT-5 gran parte di questi elementi che vi ho fatto vedere saranno risolti, però saranno risolti a mano, perché c'è un human ghost in the machine, d'accordo? Quindi questo qua si trova proprio nelle FAQ anche di sistemi come GPT. Si dice, guardate che noi andiamo manualmente a correggere quelli che sono degli errori che ricevono un certo, che superano una certa soglia, di attenzione, d'accordo? Però questa cosa viene poi venduta col fatto che questi sistemi hanno capacità emergenti, che però appunto non si capisce bene da dove vengano fuori. E infatti anche nella letteratura specialistica di intelligenza artificiale iniziano ad esserci tutta una serie di articoli, di figure di primo piano che mettono in luce i limiti di questi modelli transformers, per esempio sul tema della composizionalità, ok? E che mettono in luce anche i limiti dei claim di performance di tipo human level o anche di tipo superhuman di questi sistemi di intelligenza artificiale. C'è questo bell'articolo pubblicato su ACL, mi sembra che sia dell'anno scorso, che fa vedere come ci siano tutta una serie di problemi nella valutazione di questi sistemi, quando vengono, valutati e confrontati con esseri umani per compiti di tipo linguistico in questo caso. Okay? Quindi questa parte del discorso mi serviva per farvi vedere come questi sistemi che sono funzionalisti facciano tutta una serie di errori che non sono umani, cioè sono errori che nessun essere umano farebbe, d'accordo? Anche con una competenza minima sia della lingua che anche della capacità dello spettro visivo, eccetera, di questo genere. E poi ci sono naturalmente delle cose che questi sistemi non possono proprio fare, no? Quindi questa è una bellissima pubblicità, adesso non mi ricordo esattamente dove l'ho vista, però mi sembra in Belgio, in Olanda. Comunque c'è questa pubblicità di questa azienda che appunto mette in evidenza come questi siano sostanzialmente dei mindware, no? Cioè dei sistemi che non hanno poi una propria corporeità e quindi poi non possono fare delle azioni che sono invece l'elemento naturale di sistemi biologici. Ok, quindi questi sistemi di tipo funzionalista fanno tutta una serie di errori che noi non faremo, d'accordo? Però, io ancora non vi ho risposto a quella che era la domanda di prima. Perché nella domanda originaria
gli ho detto guardate che ci sono dei modi per andare a misurare, d'accordo, quella che è la plausibilità biologica cognitiva di diversi sistemi di intelligenza artificiale, anche di questi qua. Ok, allora come facciamo a misurare, diciamo, questo tipo di plausibilità? Come facciamo a vedere qual è il tipo di spiegazione legittima che possiamo associare, con cui possiamo interpretare l'output dei sistemi di intelligenza artificiale? Beh, diciamo, su questo tema c'è stata, diciamo, storicamente questo lavoro della robotica Barbara Webb, che è stato molto influente. Questo è un lavoro del 2001, questo qui, sì, pubblicato su Behavioral and Brain Science, in cui sostanzialmente, che ha avuto appunto una grossa influenza in vari ambiti, robotica, scienze cognitive, intelligenza artificiale, e diciamo la Webb evidenziava come secondo lei ci siano queste sette dimensioni attraverso le quali andare in qualche modo diciamo, vedere quanto un sistema è più o meno biologicamente ispirato. Quindi la prima dimensione è quella che lei chiama rilevanza biologica, che ci dice appunto quanto e fino a che punto un modello computazionale può essere utilizzato per generare e testare ipotesi rispetto a un sistema biologico preso come fonte di ispirazione. Seconda dimensione è quella del livello, secondo appunto la Web va ad identificare quali sono gli elementi di base del modello che non hanno la loro struttura interna o le cui strutture interne sono ignorate, quindi va ad identificare qual è il focus della modellazione, va bene, cosa prendo tutto in blocco e cosa, diciamo, dove invece vado a fare una dissezione e vado ad essere più specifico. Generalità, quindi quali capacità questi modelli, questi sistemi riescono diciamo, a fare. Per esempio in questo caso le architetture transformer ora sono, appunto, riescono a gestire testo, però riescono a gestire anche in modo minimo questi aspetti di natura multimodale, no? Riescono a generare immagini a partire da testo, no? Quindi significa che hanno più capacità rispetto a un sistema che fa solo riconoscimento di faccia, per esempio, no? Oppure di nuovo astrazione, quindi quanti dettagli vado ad inserire all'interno del modello. Quella che lei definisce structural accuracy, quindi per esempio qual è la similarità tra modelli inseriti a livello, diciamo, algoritmico nel mio sistema e, diciamo, elementi che sono noti all'interno del sistema biologico di riferimento. Performance match, quindi, diciamo, quanto io con il mio sistema artificiale riesco ad avere degli output che siano confrontabili con quelli del sistema naturale, e il fatto che ci sia un medium, quindi il fatto che ci sia un corpo, per esempio, no? Quindi per la Web, che è una robotica, questo è un elemento essenziale. Quindi queste per lei sono sette dimensioni che devono essere considerate per dire, diciamo, se un sistema è più o meno biologicamente ispirato. Ora, diciamo, io nel mio libro critico queste dimensioni per, diciamo, due ragioni principali. Il primo motivo è dato dal fatto che queste sono tutte definizioni che non hanno una loro, non sono calate operativamente, d'accordo? Sono molto astratte, sono molto generiche, quindi là dentro persone diverse possono farci entrare, diciamo, dei ricercatori diversi, possono farci entrare delle cose diverse. Questo naturalmente è un problema dal punto di vista scientifico. Inoltre ci sono dei concetti su cui c'è un forte overlap. Bene, per esempio, qual è la differenza tra biological relevance e structural accuracy? Oppure, ancora, per quale motivo quando la Web parla del medium, dicendo che appunto un sistema biologicamente ispirato deve essere necessariamente un agente incarnato, per quale motivo quando lei parla di medium si riferisce solo a questa accezione di, diciamo, di carattere fisico e non va a considerare, per esempio, dei modelli di computazione fisica alternativa, per esempio basati su computazione quantistica oppure basati su neuromorphic computing, cioè sul fatto che posso andare a collegare dei pezzi, diciamo, biologici con delle componenti artificiali. Come pensiamo, per esempio, a tutta la parte che viene fatta in bionica, oppure gli esoscheletri che vengono utilizzati per scopo riabilitativo e cose di questo genere, ok? Quindi, diciamo, la mia proposta
è quella di andare ad utilizzare un altro tipo di framework che si chiama Minimal Cognitive Grid. La Minimal Cognitive Grid non butta tutto a mare, quello che diciamo ha detto la web, però diciamo, fa un po' di pulizia su quelli che sono degli elementi che non erano precisi e diciamo, va ad introdurre diciamo, alcuni elementi che permettono di avere una valutazione non soggettiva, okay? Cosa che invece non c'era nel framework della web, per andare ad identificare diciamo, quella che è la plausibilità biologica o cognitiva, va bene, a seconda di quello che è il livello di astrazione che consideriamo quando andiamo a costruire un sistema di intelligenza artificiale, di diversi tipi di sistemi. Si chiama minimal perché rispetto alla web va a considerare soltanto tre elementi, d'accordo? Nello specifico, diciamo, l'elemento veramente innovativo è il primo, cioè va a considerare il rapporto tra componenti funzionaliste, dove funzionalismo è inteso come, diciamo, nell'accezione che vi ho introdotto prima, e strutturaliste che io ho all'interno del mio sistema, all'interno del mio programma, ok? Quindi qual è il rapporto tra, diciamo, componenti funzionaliste e componenti strutturaliste? Questo è un elemento importante perché appunto io non posso avere modelli interamente funzionalisti che poi hanno un potere esplicativo, non posso neanche costruire modelli interamente strutturalisti, altrimenti dovrei, diciamo, riprodurre interamente un essere umano, d'accordo? Cosa che non è possibile. Mi devo trovare in qualche modo in un rapporto tra questi due elementi. E la cosa importante è che questa componente qua è quantitativa, cioè io posso contare, io conto nel mio programma, nel mio sistema, quanti sono le componenti funzionaliste, quante sono le componenti strutturaliste rispetto ad una teoria che è già nota legata al funzionamento di un sistema biologico. Quindi io posso contare, questa cosa qua, diciamo, non è più un tipo di valutazione esclusivamente qualitativa, ma una valutazione anche quantitativa. Secondo elemento riguarda la generalità. D'accordo, con questo sistema che io ho fatto, quanti compiti, sistema artificiale, quanti compiti riesco a gestire? Va bene? È un sistema che fa soltanto, diciamo, appunto, riconoscimento del parlato, oppure fa riconoscimento e generazione, è un sistema che posso utilizzare solo per il linguaggio, oppure posso utilizzare per il linguaggio, per visione, magari viene utilizzata la stessa architettura anche per fare controllo motorio, cose di questo genere qua, ok? E anche qui vado a contare, cioè io conto quelli che sono i compiti, va bene, che riesco a fare con una stessa architettura, con uno stesso sistema. E questo è un elemento che invece è ereditato dalla web, d'accordo? Ultimo elemento, il performance match, anche qua, questo qui è ereditato dalla web, però è più specifico, perché quando io vado a fare il confronto delle performance, d'accordo, tra un sistema naturale e un sistema artificiale, non vedo soltanto i casi di successo, devo andare a vedere anche gli errori, d'accordo? E devo andare a vedere, per esempio, anche i tempi di risposta, cioè in quanto tempo il sistema artificiale, i tempi tra i due sistemi sono confrontabili. Se un sistema ci mette troppo tempo rispetto ad un compito che l'essere umano risolve in modo molto veloce, o viceversa, se un sistema è velocissimo rispetto ad un compito che invece un essere umano diciamo, risolve in modo più lentamente. Questi sono tutti sintomi del fatto che i meccanismi interni che portano alla generazione dello stesso output sono diversi. Non sono gli unici, però sono degli elementi che io anche qui posso andare quantitativamente a confrontare, d'accordo? Cioè, posso contare gli errori, posso contare, diciamo, quelle che sono le differenze di performance dal punto di vista temporale, d'accordo? Posso avere un delta. Quindi, questa analisi che posso portare avanti con la Minimal Cognitive Grid può essere fatta su singoli task oppure su, diciamo, più task, in uno scenario di tipo multisetting, quindi se un sistema che è in grado di fare più cose. E mi permette, cioè introduce per la prima volta un qualche cosa che permette di fare un'analisi anche quantitativa, non più soltanto qualitativa, soprattutto non soggettiva.
va bene? Cioè non legata al fatto, dice, ma per questo qua è un po' il problema di tutta questa letteratura su modelli, diciamo, cognitivi, modelli biologicamente ispirati. Cioè, ognuno, in qualche modo, anche rifacendosi a quelle che erano le dimensioni della web, andava ad interpretare in modo, diciamo, soggettivo alcune dimensioni e quindi assegnava più o meno, diciamo, plausibilità biologico-cognitiva ai propri sistemi rispetto a quelli di altri. Invece in questo modo qua io posso, diciamo, avere un sistema dove la misura non è più dipendente dall'osservatore, d'accordo? Che è quello che si fa, diciamo, in tutti gli ambiti scientifici. Nello specifico, diciamo, i goal, se vogliamo, epistemici di queste tre dimensioni della minimal cognitive grid sono queste qua. Quindi quando io vado a vedere la functional structural ratio, quello che faccio è andare a fare una dissezione del sistema, del mio sistema artificiale, rispetto a quelle che sono le sue componenti e i meccanismi, le euristiche, d'accordo, che ho utilizzate per fare in modo che il sistema abbia generato quel tipo di output, e vado a confrontare le mie strategie con quelle che sono note nella letteratura di riferimento di tipo neuroscientifico, se mi focalizzo su modellazione biologica, oppure di tipo psicologico, se mi focalizzo su, diciamo, modellazione più di alto livello di quelli che sono aspetti cognitivi, d'accordo? Quindi è proprio un counting che posso fare in modo diretto. Sulla generalità la stessa cosa, vado a valutare la trasferibilità, diciamo, dato uno stesso sistema, delle funzioni di questo sistema a diversi tipi di task, d'accordo? Quindi quanto è generale il mio sistema, e nelle performance match vado a confrontare l'output del sistema naturale di quello artificiale in termini di quelli che sono appunto anche i risultati ottenuti, ma anche gli errori e, diciamo, i tempi di risposta. Se mettiamo tutte queste cose qua, vediamo che i sistemi che vi ho fatto vedere prima, quindi sistemi anche di cui si è parlato nella parte che vi ho fatto vedere nella parte iniziale del talk, tipo large language models oppure AlphaGo, eccetera eccetera, questi non sono sistemi biologicamente cognitivamente ispirati. Cioè, se io applico la minimal cognitive grid, d'accordo, questi sono sistemi che lungo l'asse funzionalismo strutturalismo si collocano grosso modo, d'accordo, qui per quanto riguarda sistemi, diciamo, neurali, e qui per quanto riguarda, diciamo, sistemi che invece utilizzano un approccio, se vogliamo, un po' più simbolico. Ma questo è un elemento che, come dire, emerge direttamente dall'applicazione di questo framework. Quindi, dato che questi non sono sistemi biologicamente cognitivamente ispirati, io non posso fare quell'operazione che vi ho fatto vedere all'inizio. Cioè non posso andare ad ascrivere una competenza C che spiega il comportamento di un essere umano, quindi non posso andare ad applicare una teoria che spiega il comportamento di un essere umano ad un sistema che si basa su meccanismi completamente diversi per ottenere lo stesso tipo di output, d'accordo? Quindi questo è semplicemente, se vogliamo, un framework che permette di evitare, ecco, questa trappola comportamentista che è, diciamo, è molto tempting, no? Perché appunto, diciamo, è forte la tentazione di andare a dire, vabbè, questi sistemi sono in grado di fare la stessa cosa, allora questo ha le stesse caratteristiche del sistema naturale. Ma questo è completamente falso e, diciamo, viene fuori da un'analisi di questo genere qua. In più, diciamo, la minimal cognitive grid può essere applicata anche a modelli, diciamo, di computazione fisica diversi da quelli standard considerati dalla web. Per esempio, questo è un articolo in cui la applico a sistemi, diciamo, bionici, che vanno ad integrare, diciamo, tessuti biologici con, diciamo, delle componenti invece artificiali. E per farla, insomma, per chiudere, giusto, ecco, ho provato a farvi un po' una carrellata su questo tema, quello che ho cercato di farvi vedere è che se noi andiamo a vedere soltanto quelle che sono le performance di tipo behavioristico per confrontare due sistemi, questo tipo di confronto qua non è sufficiente per andare ad ascrivere delle facoltà cognitive a sistemi di intelligenza artificiale in grado di produrre un output che è, diciamo, analogo a quello prodotto da un essere umano in questo caso, no? Diciamo entità biologiche più in generale.
In generale, tutti questi tipi di test behavioristici, da cui nasce anche il test di Turing, non ci dicono niente rispetto a quella che è l'attuale, diciamo, competenza, diciamo, intelligenza, va bene, di un sistema. E questo lo vediamo anche dal fatto che comunque poi questi sistemi, quando sono calati nel mondo reale, hanno ancora un gap significativo con i sistemi di intelligenza artificiale, con i sistemi di, diciamo, naturali. Cioè, i sistemi di intelligenza artificiale, quando confrontati nel mondo reale, cioè non sul mondo sintetico dei dataset, su alcuni tipi di compiti, hanno ancora un gap che è molto significativo. Un tema su cui vale la pena lavorare, secondo me, è quello di andare ad integrare questi aspetti funzionalistici, diciamo così, del deep learning con altre, diciamo, o con altre architetture neurali che siano più, diciamo, strutturaliste, e ci sono, diciamo, architetture neurali che stanno andando verso questa dimensione, tipo le spiking neural networks, cioè quindi architetture neurali che sono più biologicamente ispirati, o con l'integrazione, diciamo, di altri tipi di paradigmi, ad esempio il paradigma neurale con il paradigma simbolico, che, diciamo, storicamente è stato basato sull'utilizzo di logica. Quindi, per fare questo, diciamo, questi elementi qua, serve naturalmente un tipo di collaborazione più forte tra, diciamo, intelligenza artificiale e la nuova cibernetica, che è la scienza cognitiva. E una cosa che mi sento di dire per quanto riguarda l'intelligenza artificiale funzionalista, che è il merito comunque di averci portato dei sistemi che funzionano bene fino a un certo punto, però è questo. Cioè, secondo me, questi sistemi funzionalisti possono essere utilizzati per andare ad esplorare il percorso di quelli che sono delle menti possibili, d'accordo? Quindi menti che siano sistemi che sono in grado di generare lo stesso tipo di output, partendo però da meccanismi completamente diversi rispetto a quelli che sono noti e sono stati studiati in ambito biologico. E questa, secondo me, è una parte, diciamo, interessante da andare a guardare anche dal punto di vista della ricerca. Però, ecco, tramite sistemi come la minimal cognitive grid è possibile evitare questa trappola behavioristica, quindi, diciamo, avere una visione di quello che è il landscape dell'intelligenza artificiale, che sia meno, diciamo, anche soggetta a quelle che siano quello che è il marketing dell'intelligenza artificiale, che oggi è molto forte e che punta molto su questi temi. E direi che possiamo aprire sei stato in tempi sessione. Per ok, bene. Grazie. Va bene, allora, io sapevo già che tu sei anche molto bravo nel raccontare le tue teorie, quindi ero già sicuro del grande successo del tuo intervento, perché a me è entusiasmato di nuovo ascoltarti. Spero che sia stato lo stesso per chi è intervenuto. E a questo punto raccoglierei un po' di domande che i convenuti ti vogliono rivolgere, anche chi fosse a casa. Ti chiederei, Giacomo, solo se fai in modo che possiamo vedere la chat. Perfetto. Già vedi che c'è qualcuno che ti chiede IBE cosa significa, grazie. Ah, ok, beh, appunto, come dicevo, sul tema delle spiegazioni, lì, si fanno dei seminari apposta. Inference, IBE, Inference to Best Explanation. Quindi, diciamo, è un tema, è, diciamo, una sorta di abduzione, però non è proprio un'abduzione, però è molto studiata nell'ambito della letteratura di filosofia della scienza, cioè tutta quella parte di, provo a riprendere, tutta questa parte qua di spiegazioni che si possono attribuire a sistemi che si collocano in punti, diciamo, diversi di quest'asse funzionalista strutturalista, ok? Hanno appunto un potere esplicativo diverso. Lo vediamo, appunto, il potere esplicativo più basso, tra virgolette, è quella cosiddetta spiegazione funzionalista. Il potere esplicativo, diciamo, più alto è quella della spiegazione meccanicistica, in particolare la spiegazione causale è, diciamo, quella lì
che diciamo, si cerca di ottenere in ambito, anche quando diciamo, si vanno a costruire questi tipi di sistemi. Non sempre è possibile, però spesso noi ci accontentiamo di una buona spiegazione meccanicistica. Questi sono tutti termini specialistici, d'accordo, che vengono, sono stati presi in blocco dalla filosofia della scienza. D'accordo? Che non è possibile andare a costruire un framework di questo genere senza avere questo tipo di background teorico, che però è importante, perché altrimenti veramente pensiamo che questi sistemi possono avere coscienza, cioè possiamo fare delle affermazioni fatte anche da gente che ha vinto il premio Turing, attenzione, d'accordo? Non soltanto da gente come Elon Musk, che ogni tanto diciamo le spara, però anche da persone molto competenti tecnicamente, che però non hanno questo tipo di background metodologico, che invece è importante dare anche a chi tecnicamente si occupa di questo, della realizzazione, della progettazione, no? Del design di questi tipi di sistemi. Infatti questa prima domanda che ci è stata rivolta mi consente appunto di esplicitarne una che ti volevo fare, a cui hai già parzialmente risposto. Cioè, quando tu parli di strutturalismo, a me sembra che tu non parli di strutture, diciamo, fatte di carne e sangue e ossa, ma parli di strutture, diciamo, logico-filosofiche, no? Quindi quando tu dici dobbiamo usare lo strutturalismo per capire se è una macchina intelligente, cioè, mi sembra che tu dica dobbiamo usare alcune teorie della mente per spiegare se la macchina è intelligente, perché, di nuovo, è molto ambiguo questo termine strutturalismo che tu usi, perché di sicuro il nostro cervello ha una struttura di neuroni che sono collegati fra di loro, e allora se pensiamo che sia quella la struttura, allora dobbiamo dire che il deep learning o comunque le reti neurali hanno una struttura simile al nostro cervello, anche se ovviamente è molto semplificata. Invece mi sembra di capire che la parola struttura per te sia una teoria logica del funzionamento del cervello. Sì, non è una teoria logica, però è una teoria del funzionamento del cervello, cioè nel senso è una teoria, diciamo, informazionale di funzionamento del cervello. Cioè, il fatto che le reti neurali abbiano, diciamo, prendano spunto dalla struttura del nostro cervello, ok, le fa collocare nell'ambito del funzionalismo, nel senso che c'è una, infatti, surface resemblance di quelli che sono gli elementi, diciamo, costitutivi delle reti neurali artificiali rispetto agli elementi costitutivi delle reti neurali di tipo biologico. Il punto è come avviene lo scambio di informazioni, cioè quindi quali sono i meccanismi, gli algoritmi che diciamo vanno a modellare quella che è per esempio la computazione di tipo biologico, d'accordo? Per esempio nei neuroni biologici non esiste la backpropagation. La backpropagation, chi diciamo mi do un background più tecnico lo sa, è la capacità di retro, diciamo, propagare all'indietro gli errori per fare in modo che il processo di apprendimento, diciamo, di questi sistemi migliori. Ma non esiste nessun sistema biologico, non esiste la backpropagation, eppure è uno degli elementi, diciamo, principali, direi, del successo di questo tipo di sistemi artificiali. Si stanno studiando modelli neurali che, diciamo, è anche lo stesso Hinton, tra l'altro, è stato, diciamo, è tra gli autori di alcuni studi che cercano di andare a sostituire questa backpropagation con altri, diciamo, meccanismi che sono più biologicamente plausibili, cioè proprio meccanismi di passaggio del segnale, passaggio dell'informazione tra, diciamo, tra diversi tipi di neuroni. E questo sarebbe un vincolo di tipo strutturalista, perché non basta avere, diciamo, una somiglianza, diciamo, di facciata. Bisogna avere, diciamo, bisogna scendere nei dettagli attraverso i quali, diciamo, avviene la computazione a livello, diciamo, sia neurale biologico che neurale, diciamo, artificiale. Quindi questa era, secondo me, una spiegazione molto importante che ci dovevi ancora fornire. Avrei altre due domande da farti, ma prima le raccoglierei dai presenti, no? Prima, ecco, forse... La mia è più una cosa che non ho capito, quindi ti chiedo, insomma, tu hai fatto riferimento sia al modello della web che al tuo modello, insomma, alla tua proposta, come un mezzo per comprendere se un modello sia biologicamente o cognitivamente accurato. Però facendo il primo dei tuoi criteri che hai evidenziato è la relazione tra come dire, caratteri, hai parlato di caratteri componenti funzionali e strutturali. Sì.
Io mi chiedevo però, siamo sicuri, ma lì magari, appunto, sono giurista, quindi magari non, sono io che non, mi perdo qualche elemento, siamo sicuri che un sistema come ChatGPT abbia l'ambizione o la volontà di integrare quelli che tu hai identificato come aspetti strutturali e funzionali? Non è che l'obiettivo sia quello di fornire un risultato quanto più verosimile, come dire, che non mirino ad un modello biologicamente o cognitivamente accurato. Cioè, insomma, non sì, 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 no, esattamente come hai detto. Cioè, questi sistemi non hanno nessuna intenzione di avere un potere esplicativo rispetto al modo con cui noi risolviamo questo tipo di problemi. Però il problema è che, dato che l'output è, diciamo, indistinguibile da quello che produciamo noi, le persone, inclusi, diciamo, scienziati di primo rilievo, iniziano ad attribuire al fatto che produciamo lo stesso tipo di output delle competenze, diciamo, di tipo cognitivo che questi sistemi non vogliono neanche, diciamo, non vogliono neanche replicare, in qualche modo modellare né avere. Quindi questo è, diciamo, il problema. Il problema è che c'è questo tipo di competence ascription che porta poi a fare dichiarazioni del tipo di quelle che abbiamo visto all'inizio. Ma di sicuro questi sistemi non hanno, diciamo, questo tipo di intenzione, di ambizione. Magari la robotica nella misura in cui partecipa. Sì, diciamo, possono avere, cioè, il punto, come dire, secondo me è il marketing che le aziende fanno di questi di questi tipi di risultati, e il marketing cerca di andare a spingere verso questa interpretazione, che però non ha nessun tipo di fondamento scientifico, d'accordo? Come ho cercato di farvi vedere. Cioè, il marketing cerca di dire una cosa del tipo: questi sistemi sono dei sistemi che a breve diventeranno super intelligenti, dove però, appunto, super intelligenti significa che noi andiamo ad attribuire tutte le competenze che abbiamo noi per i nostri diversi tipi di capacità anche a questi sistemi che sono costruiti in modo completamente diverso, ok, per svolgere lo stesso tipo di task. Dato che diventeranno super intelligenti, diciamo, gli andiamo ad attribuire anche delle competenze di alto livello come intenzionalità, cioè la capacità di autodeterminare i propri fini, i propri scopi, d'accordo? Cosa che, diciamo, noi altri esseri biologici abbiamo, e quindi ci distruggeranno, Skynet. Quindi, che cosa fanno? Questo è il ragionamento. Dato che noi siamo i detentori, diciamo, di questi sistemi, per fare in modo che noi che li abbiamo creati possiamo anche, diciamo, bloccarli, ci dovete finanziare. D'accordo? E quindi c'è, cioè, Sam Altman che ha chiesto, adesso non mi ricordo, 7 trilioni di dollari per andare a bloccare diciamo, questi sistemi per quanto riguarda i pericoli esistenziali, eccetera, eccetera. Quindi questa è la strategia di marketing. Ci sono però anche, che, diciamo, è importante comunque classificare come tale, però non sempre avviene perché, appunto, la tentazione di andare a vedere solo l'output generato e non i meccanismi che l'hanno generato è forte anche, diciamo, per scienziati di primo livello. Questo tentativo di andare ad antropomorfizzare e interpretare, diciamo, in senso antropomorfo quelli che sono i risultati ottenuti è molto forte, ma è scientificamente ingiustificato. Quindi, c'è un'altra domanda che ti giunge. Sì. Da... un'osservazione che mi sento di fare è che c'è un certo tono di presupposizione, una certa ipertrofia dal punto di vista della spiegazione della psiche umana, cioè mi spiego. Cioè, la teoria dal punto di vista della spiegazione della psiche umana in realtà non è così raffinata da permetterci di avere un modello di confronto diretto e preciso con l'intelligenza artificiale. Appunto, lei addirittura ha fatto uno schema di intelligenza simbolica e intelligenza connettivista, al punto di avere una fattuale classificazione del funzionamento o di quello che sia il modello più rappresentativo o esplicativo della mente umana con questo livello di precisione. Cioè, proprio nelle scienze non esiste un tipo di modello che goda, parliamo di consenso per affrontare dal punto di vista scientifico, quella di un consenso sufficiente da poter fare un raffronto di questo tipo. Cioè, noi attualmente non disponiamo dal punto di vista delle scienze dello studio della mente di un modello sufficiente per poter confrontarci e dire che una macchina
è un modello rappresentativo della mente umana, perché dall'altra parte veramente non c'è il modello per la mente umana. Quindi mi sento di fare questa critica che sia, per quanto molto puntuale dal punto di vista della considerazione della scienza dell'intelligenza artificiale, però non tiene in considerazione del fatto che c'è un problema epistemologico alla base, che non c'è l'altro modello di confronto. E in tal senso io invece vorrei richiamarla al test di Turing, che sebbene invecchiato male è molto interessante. Cioè, Alan Turing ci dice che per il problema di distinguere se è una macchina o meno, no? La cosa che è interessante di quel modello non è che ci dice tanto sulle macchine, ma ci dice tanto su di noi. Perché Alan Turing si rende conto del fatto che noi possiamo ottenere della nostra conoscenza, della mente umana, unicamente l'output. Cioè lui dice, io devo capire se questa macchina è un uomo, cioè se questa cosa è un uomo o una macchina, io ho solo l'output. In tal senso, la web ha un primo punto, il primo punto è quello della biological relevance. Io sono il sostenitore del test post-Turing, questa è una cosa un po' mia. Però il fattore più interessante dal punto di vista epistemologico è che se noi abbiamo un qualcosa che ci permette di fare inferenze esatte su di esse, un modello, diciamo così, per appunto come questa intelligenza artificiale che virtualmente ci permetterebbe di fare inferenze esatte o comunque trasportabili sull'uomo, quel modello è sufficiente dal punto di vista del mimicking, chiamiamolo così, per dire che sia umano. Cioè, noi siamo un po' in un periodo in cui stiamo affrontando l'intelligenza artificiale in una fase non matura e abbiamo subito associato il fatto che l'intelligenza artificiale sia umana nei termini in cui imita l'umano. Ma secondo me questo è un po' di miopia dei tempi. Cioè, secondo me l'intelligenza artificiale è umana non in termini in cui fa le cose che fanno gli uomini, ma nei termini in cui può essere equivalente dal punto di vista epistemologico. Quindi attenzione, perché il voler capire gli uomini attraverso le macchine non significa che le macchine devono fare gli uomini, è un concetto un po' più sottile. Cioè, se le macchine ci permettessero di fare inferenze sugli uomini esatte, le macchine sono uomini. Dal punto di vista epistemologico, non è l'identità di sostanza, è un qualcosa che dal punto di vista sapienziale però è irrilevante. Quindi solo questo. Io non arrivo su questo termine, io ho studiato molto le black box, quindi cioè, dico anche queste cose con un attimo di attenzione. Ok, provo a rispondere, diciamo, al primo punto, che è quello legato al fatto, diciamo, per un po' a rifrasare, che è quello legato al fatto che non esistono per molte, diciamo, delle nostre capacità mentali, non esiste la teoria di riferimento, esistono tante teorie. Questo è vero, però esistono anche teorie prevalenti. Cioè, esistono teorie prevalenti della visione, teorie prevalenti del ragionamento, eccetera, eccetera. Quindi questi modelli vanno, in qualche modo riferite rispetto a quella che è la teoria che si vuole andare a simulare all'interno del proprio sistema. Questo sposta però, rispetto all'ipotesi della web, il problema di avere dei modelli che siano, diciamo, guidati, che siano basati su una teoria di riferimento, okay, che può essere una teoria di riferimento prevalente, che spiega, diciamo, con un certo margine di approssimazione alcuni fenomeni naturali, quindi modelli legati alla teoria, dipendenti dalla teoria, rispetto a modelli che siano interamente, diciamo, basati sull'interpretazione soggettiva. Cioè, fino alla web c'era un'interpretazione soggettiva di quanto era la biological relevance, non c'era nessun criterio operazionale, d'accordo? Invece in questo modo qua si può andare a confrontare quello che è il modello ottenuto, d'accordo, rispetto alla teoria di riferimento che si è presa come fonte di ispirazione. Quindi questo è un framework theory dependent e non più, diciamo, dipendente dal soggetto. Ed è, diciamo, un passo in avanti epistemologico significativo. Cosa numero uno. Cosa numero due, io posso andare a modellare sistemi che fanno riferimento per lo stesso compito, anche per compiti diversi, sistemi che prendono spunto da teorie diverse. Io posso andare anche a modellare teorie non prevalenti, d'accordo? Cioè posso utilizzare questi sistemi come delle macchine controfattuali, d'accordo? Andiamo a vedere
che cosa succede, posso anche modificare, attenzione, la teoria di partenza, perché io nella simulazione posso andare a modificarla, quindi questo ha uno status epistemologico che è molto forte, perché io posso scoprire delle cose che magari non c'erano nella teoria di partenza e che vengono fuori solo dalla dinamica della simulazione. Quindi, naturalmente, poi, che cos'è che ci dice cosa è più biologicamente o cognitivamente ispirato? Non è soltanto questo elemento che fa riferimento alla teoria di partenza che abbiamo preso in considerazione, ma sono anche gli altri aspetti, che sono la generalità dei task che riesco a coprire e che sono la performance match, che però non è basato anche esclusivamente sui casi di successo, diciamo così, ma che considera tutta un'altra serie di misure psicometriche, d'accordo? Quindi i tempi, gli errori, i tipi di errori, questi qua sono tutti elementi che, quantitativi, che permettono di operazionalizzare questo tipo di framework. Quindi complessivamente, d'accordo, io con questo framework riesco ad avere una misura e riesco ad essere preciso, come si intende la precisione in teoria della misura, d'accordo? Cioè, se io lancio un oggetto da qui e lo butto di là, no? E poi prendiamo un metro e cerchiamo di misurarlo. Magari vado a misurarlo io, d'accordo, dico, ma è andata a 12 centimetri e 3. Magari, che ne so, lo misura lei e dice, ma se non è 12 centimetri e mezzo. Un altro dice, ma 12 centimetri e 4, va bene, cose di questo genere qua. Possono esserci delle misure puntuali diverse, ma queste misure puntuali diverse rientrano in un range e quindi quella è una misura. Cioè io so, che quella è una misura che posso utilizzare come riferimento epistemologico significativo per confrontare anche gli altri sistemi. Quindi io posso fare dei ranking che non siano più arbitrari. Cioè posso dire, per esempio, un'architettura come SOAR, no? Che è un'architettura molto utilizzata per esempio in sistemi robotici che integrano più facoltà, è meno cognitivamente ispirata di un'altra architettura che può essere tipo ACTAR. Ora sto dicendo, sono framework tecnici che sono utilizzati per fare queste cose qua. Quindi questo è il punto. È vero che questo framework è sempre theory dependent, ma questo non è un problema. Cioè, il fatto che la teoria non dica tutto non è problematico rispetto al framework. Il framework è uno strumento metodologico agnostico, va bene, rispetto a questo punto di vista. Però permette di fare, epistemologicamente, un salto in avanti rispetto a quello che facevamo prima, dove ciascuno andava a fare una valutazione qualitativa. Però le valutazioni qualitative vanno bene, si possono fare anche qua, ma sono sempre soggettive. Infatti non c'erano dei criteri attraverso cui andare effettivamente a validare questo tipo di cose qua. Non so se sul test di Turing? Sul test di Turing, questa qui allora è un'altra domanda molto difficile rispondere. È un test di tipo funzionalista, d'accordo? Quindi deve essere preso come tale. Non dico che sia inutile. Però quando viene interpretato come test che poi permette di andare ad attribuire, no, al fatto che un sistema artificiale sia indistinguibile da un essere umano, anche delle competenze di tipo cognitivo, quello è un problema. Può essere utilizzato per andare a vedere quale sistema di intelligenza artificiale fa meglio un compito rispetto a quella che è la nostra interpretazione del compito. Questo qua va benissimo. È un utilizzo lecito. Il problema diventa quando poi si cerca di utilizzare questo test che ha queste caratteristiche per andare ad estrarre caratteristiche generali dell'intelligenza, perché l'intelligenza non è soltanto linguaggio centrico. Il test di Turing è linguaggio centrico, è esclusivamente basato sul linguaggio, okay? Che è una componente, d'accordo? Quindi questo qua è un aspetto. Un altro aspetto è che bisogna evitare di andare ad attribuire a questo tipo di test dei significati che vanno al di là del test stesso, al di là proprio della finalità che Turing aveva di questo test. Quindi si può definire un sistema che va a superare il test di Turing, si può definire intelligente dal punto di vista funzionalista, cioè l'output che produce è un output che noi valutiamo buono, intelligente per quel tipo di compito.
però non possiamo andare appunto a fare questa ascrizione di capacità e di teorie, no? Che spiegano il modo con cui, che spiegano con una certa approssimazione, come diceva lei, quell'output rispetto a come lo trattiamo noi, per andare a, diciamo, interpretare quello che è il risultato di questo test comportamentistico. Okay. Un test comportamentistico che va interpretato come tale, cioè non è problematico se si interpreta come test comportamentistico, è problematico quando si sovrainterpreta. E però è una cosa frequente questa che succede, cioè anche in ambito intelligenza artificiale spesso c'è questa sovrainterpretazione, che spesso secondo me è legata proprio anche al fatto che, come dire, la formazione tecnica spesso non è legata a queste componenti di tipo metodologico. Quindi io mi sentirei dire che l'intelligenza artificiale oggi ha bisogno di più cibernetica, più, diciamo, questo tipo di impostazione metodologica, per evitare di dire delle cantonate, anche di prendere quelle cantonate. Perché, ripeto, c'è chi lo fa per marketing, però c'è anche chi ci crede veramente nell'ambito di ricercatori, di scienziati, che sono anche di scienziati di primo livello. Quindi questo è un aspetto che, diciamo, di chiarimento che va fatto. E quindi questo qua è quello che mi sento di dire rispetto al test di Turing. Il punto è non sovrainterpretarlo. Comunque, fra gli ingegneri, chiaramente il funzionalismo è una cosa che va per la maggiore, no? Loro sì, 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 ma io non ho niente contro il funzionalismo, nel senso che, come dire, diciamo, è una strategia, diciamo, ingegneristica che funziona molto bene. Chi fa l'intelligenza artificiale ha ragione in maniera funzionalista, perché c'ha questa cultura qua, poi ci sono altre culture, vaglielo a dire al Papa, per esempio, che è una persona che ha dei problemi cognitivi, non è degna di essere chiamata umana, no? Eppure non ha tutte le funzioni, cioè non riesce a svolgere tutte le funzioni che svolgono tutti, no? Quindi naturalmente dipende dalle culture, l'idea di umano che tu hai. Però volevo chiederti due cose. Allora, la prima è proprio di nuovo una spiegazione, no? Tu devi sapere che io lavoro molto sull'idea che quando noi pensiamo all'intelligenza artificiale, in realtà stiamo pensando a noi. Quindi l'intelligenza artificiale è uno specchio che ci serve per capire, magari per differenza oppure per somiglianza, che cosa vuol dire essere umani, essere intelligenti, eccetera. Quindi mentre tu ci spiegavi il tuo modello, la tua minimal cognitive grid, io mi chiedevo, ma se la usassi su di me, sarei intelligente? Per esempio, qual è il numero di funzioni che io devo saper svolgere per essere definito intelligente secondo la minimal cognitive grid? Cioè, per esempio, se so svolgere una funzione matematica, magari sono intelligente. Se so svolgere una funzione etica e però non so contare, sono intelligente. Se so svolgere una funzione eroica ma non so contare e non sono manco etico, cioè sono semplicemente un eroe, manco so perché lo sto facendo, sono intelligente? Prima domanda. E lo stesso vale anche per la misurazione di performance, no? Di cui tu parlavi. Se io ci metto tanto a fare un calcolo, però alla fine riesco, sono intelligente. Quanto ci devo mettere per fare un calcolo per essere considerato intelligente? Perché per usare la minimal cognitive grid, sia per calcolare l'intelligenza di un essere, di l'intelligenza artificiale, ma anche penso per calcolare l'intelligenza umana, bisogna capire se c'è una soglia oppure se c'è un continuum, dove ci dobbiamo mettere nel continuum. Okay. Questa è la prima domanda. La minimal cognitive grid viene utilizzata soltanto per vedere se un sistema artificiale, quanto un sistema artificiale è più o meno biologicamente o cognitivamente ispirato. Quindi questo qua è lo scopo per cui è stata pensata. Non serve a vedere se noi siamo più intelligenti o meno in base alle cose che riusciamo a fare, perché noi siamo già la struttura, cioè noi siamo, come dire, nell'ambito funzionalismo strutturale, noi siamo una replica, diciamo, della struttura. Mica tutti hanno la stessa struttura. Sì, però, diciamo, in media, d'accordo? Questo è quello che, come dici, ci sono tutta una serie di cose che tutti quanti abbiamo, una serie di funzioni che grosso modo tutti quanti riusciamo a fare, eccetera, eccetera. Quindi la minimal cognitive grid va a prendere teorie di riferimento, ok, che spiegano il funzionamento
medio, d'accordo, rispetto a singoli compiti oppure rispetto a diciamo compiti di tipo integrale. Cioè, è uno strumento, non è uno strumento che si applica alla teoria, non dice niente sulla teoria di riferimento. Appunto, come dicevo prima, è agnostico rispetto alla teoria di riferimento. Ma tu non la useresti negli uomini solo per questioni etiche, perché è politically correct dire no, che perché secondo me non intelligenti, oppure perché... secondo me non si applica proprio, cioè non si applica proprio, perché diciamo questa la ratio tra aspetti funzionali e strutturali non ci sarebbe, perché noi siamo interamente, diciamo, struttura che poi è in grado di generare una funzione, però va a mancare proprio, diciamo, un elemento, una dimensione della minimal conic grid. Dopodiché, appunto, rispetto al tema delle differenze individuali, no? Questo qua è un tema che però, ecco, secondo me non tocca, è un tema innanzitutto, sono d'accordo con te, però è un tema delle teorie di riferimento. Ripeto, la minimal conic grid è un framework che si può applicare data una certa teoria, cioè quindi questo è un problema che riguarda le teorie, diciamo, psicologiche. Quindi quanto tempo ci devo mettere a fare, che ne so, a leggere un testo di 10 righe? Anche lì, come dicevo prima, nell'ambito, quando si vanno a misurare queste cose, c'è una tendenza media, ok, che noi abbiamo, e poi ci sono, diciamo, anche in base a difficoltà che uno può avere, che ne so, legate a difficoltà percettive, uno può essere, che ne so, dislessico, qualcun altro può essere, che ne so, disgrafico, cose di questo genere qua, ci sono delle variazioni. Quindi però queste qua sono casistiche, d'accordo, che vengono definite dalla teoria di riferimento, su cui la minimal conic grid non mette bocca, va bene? Non è un sistema che serve a valutare la teoria, d'accordo? Serve a valutare rispetto alla teoria presa come, diciamo, riferimento, che può essere una teoria prevalente. Se è prevalente significa che ha un potere, riesce a spiegare più risultati di un certo tipo di fenomeno rispetto ad altri. Di solito questo, diciamo, è il criterio che si utilizza nella scienza. Però appunto, diciamo, rispetto appunto a quelle che sono le teorie prese come riferimento, poi fa una proiezione sui sistemi che possono essere, diciamo, sviluppati più o meno in accordo con quel tipo di teoria che spiega un certo tipo di funzione. Però secondo me questo qua è l'unico utilizzo sensato. Però quindi, scusa, sempre per approfondire il tuo modello, ma quindi quante funzioni deve avere una IA per essere generale? Cioè 5, 7, 9, 11? Tutte le funzioni di un essere umano. La minimal conic grid non dice niente. Quante ne ha? Si vanno a vedere quelli che sono, che ne so, quando si studia un manuale di psicologia cognitiva, quali sono e quanti sono i task che servono, che vengono utilizzati per misurare quelle che sono, diciamo, le performance, le vuoi medie di una persona mediamente intelligente, quello là. Cioè, come dire, lo spunto viene dalla teoria. Quindi, se nella psicologia cognitiva ci sono 200 compiti... Sono convinti che uno intelligente se sa fare i calcoli, quella è una funzione... Quella è una funzione, quella è sicuramente una teoria prevalente, ovviamente, perché la però non lo è. Certi personaggi, quindi c'è anche una politica dietro, no? È anche un'etica dietro alla scelta dei modelli dell'intelligenza. Nessuno, come dire, nessuno direbbe che uno che sa giocare solo a Sudoku in modo perfetto è una persona, proprio non sa fare niente altro, è una persona intelligente, no? Quindi è sempre un aspetto, diciamo, la valutazione dell'intelligenza è sempre un aspetto multidimensionale. Però, ripeto, questa parte qua, diciamo, quindi quali sono le funzioni che dobbiamo considerare? Sono funzioni che si prendono dalla teoria di riferimento. Quindi, se ci sono 200 task, 500 task, quella è la nostra teoria di riferimento. Quindi, secondo me, questo qua è il punto. Non è, diciamo, poi quale è più importante, di nuovo, in qualche modo lo deve dire la teoria. Lo strumento non è in grado, in nessun modo,
di assegnare, diciamo così, un valore, tra virgolette, a cosa sia più o meno importante. È il compito delle teorie. Poi sono teorie, diciamo, che hanno una serie di limiti, ma altrimenti, come dire, non avrebbe senso. Perché se la teoria, se noi abbiamo già una teoria causale del funzionamento di alcuni fenomeni, allora non serve più niente. Nel senso che abbiamo finito, quello è un compito risolto, diciamo, della scienza, no? Quindi significa che dobbiamo passare ad altro. È uno strumento che in questo ambito si può utilizzare proprio perché ci sono tutta una serie di cose parzialmente risolte, spesso irrisolte, però ci sono ipotesi, diciamo, prevalenti che possono essere in qualche modo validate sul campo, diciamo, utilizzando questo tipo di strumenti. Prima di fare la mia altra domanda, faccio di nuovo un giro di tavola se qualcuno vuole chiedere qualcosa. Avrei un paio di domande in realtà. La prima, che forse è stata tutta una mia distrazione, come cambia appunto la valutazione di questo modello nel momento in cui l'intelligenza artificiale viene dotata di un corpo, viene ibridata con un corpo? E la seconda, che fa più con la questione dell'errore, perché noi abbiamo visto tutti esempi di errori che si vedono, però a volte fa degli errori che non riusciamo a vedere, quindi capire determinati bias che riusciamo magari a un certo punto a ricostruire. E quindi questo secondo me è problematico ed è anche difficile da valutare. E questo modello mi pare essere molto quantitativo e appunto, come dicevi, non si basa sulla dimensione qualitativa. Quindi come si fa a togliere questa componente? Perché finché scambia un cane per un muffin non c'è nessun problema. Però poi quando fa errori più importanti credo che... No, ok, diciamo, parto dall'ultima cosa. Il modello permette di avere un framework che è quantitativo, però questo non, diciamo, si può fare anche un tipo di analisi qualitativa. Però si fa un'analisi qualitativa a partire, diciamo, da un qualche, diciamo, strumento che permette di misurare con un certo margine di errore, diciamo, che si studia in teoria della misura, questo tipo di il rapporto che, diciamo, questo modello ha rispetto ad una teoria che spiega un certo tipo di fenomeno naturale. Sugli errori che non si possono vedere, se non si possono vedere quelli là, diciamo, come si fanno a definire degli errori? Cioè anche qua, nel senso che è sempre, ma questo, diciamo, è un problema che si ha anche quando si fanno, che ne so, degli esperimenti di laboratorio, in psicologia, no? Come faccio a... Si vede sempre quello che è un eventuale errore manifesto, d'accordo? Oppure, che ne so, se faccio degli esperimenti, diciamo, di tipo neuroscientifico, posso legare al fatto che quando commetto un errore può succedere qualcosa, no? Posso visualizzare, questo non sempre accade, però posso visualizzare che ci siano dei pattern ricorrenti a livello neurale che vanno a determinare un certo tipo di output. Però anche là è manifesto. Cioè, quindi, anche là, che cos'è un errore deve essere definito in qualche modo rispetto a quello che è, esatto, e anche il compito che vogliamo analizzare. Sembra un po' politico comunque. E quello, questo qui è un elemento di carattere, di questo qui è un elemento di carattere dove sicuramente culturale, quello è sicuramente diciamo, la definizione di cosa è un errore e cosa non lo è sempre di tipo culturale e politico. Però di nuovo è un elemento che va che riguarda diciamo la parte di theory building, cioè è la teoria, no? Che va a definire questi elementi qua. E quindi se c'è un problema di questo tipo c'è nella teoria, cioè c'è nella politica che è stata seguita per la definizione di questi tipi di elementi all'interno della teoria. Questo è soltanto, diciamo, un tool che non permette di identificare se la teoria è, diciamo, sbagliata da questo punto di vista. Non c'è, diciamo, da questo punto di vista, se c'è diciamo, una definizione politicamente, diciamo, guidata, errata di alcuni elementi, questo sistema, il framework, non è in grado di, diciamo, di andare ad identificarlo, proprio perché non ha quello non è attrezzato proprio, cioè non è in grado di fare questo tipo
di analisi. Quindi questo per quanto riguarda... Poi c'era un'altra... No, ma io faccio delle considerazioni, c'è un'altra sua qua. Sul corpo, quello lì è un elemento che nella functional structural, diciamo, permette di acquisire una, diciamo, un elemento in più sulla componente strutturalista. Quello sicuramente, cioè gli agenti embodied sono sicuramente agenti che sono più vicini, ok, rispetto ad un sistema naturale. Poi però non basta avere un corpo, bisogna vedere come, diciamo, queste... diciamo il corpo è fatto, come le componenti interagiscono tra di loro e quanto si riferiscono a, che ne so, alle teorie legate, non lo so, alla cinematica, alla parte di controllo motorio che conosciamo rispetto al tipo di azione, di comportamento che vogliamo andare a replicare. Giacomo? Non c'è una cosa. Ma io in realtà siamo arrivati, volevo tenermela proprio alla fine perché sono cose abbastanza divertenti, secondo me non ordine, non per forza, non, vediamo cosa riesco a tirar fuori da tutte le mie valutazioni. Non sono domande, sono più che altro considerazioni. Partiamo da questo, io trovo che, allora intanto bellissimo, soprattutto la faccia sugli errori mi è piaciuta da pazzi, infatti ci sarà qualcosa su questo. Circa il discorso di fondo, io ogni volta che lei, insomma, esplicitava un po' il fatto che da input diversi o non si potesse, diciamo, non si può risalire al meccanismo di lavorazione degli input a partire dall'output che può essere simile, no? Mi viene sempre in mente questo vecchio adagio inglese che si sente nelle università, cioè correlation non è uguale a causation, nel senso che se una cosa è correlata con un'altra non è detta che per forza sia la causa di quella roba lì, no? Classico esempio sono i pirati e il riscaldamento globale. Da quando non ci sono più i pirati c'è il riscaldamento globale, non vuol dire che i pirati siano implicati nel riscaldamento globale, no? Una piccola provocazione circa quello che diceva sulla somiglianza per la verità dell'essere umano e l'output in particolare di immagini. Quando uno dice fammi un'immagine di un uomo, ma assolutamente non ci deve essere nessuna giraffa vicino e poi esce la giraffa vicino. È come quando un essere umano, visto da questo punto di vista in modo ovviamente improprio, dice non pensare a una giraffa, cosa succede al cervello che pensa alla giraffa, no? Quindi uno potrebbe anche interpretare questo. Il problema di come la somiglianza, no? È ovviamente impropria al modo di ragionare dell'essere umano. Ovviamente io penso che qua il problema sia fondamentalmente legato al fatto che questi sistemi non prevedono una risposta negativa o una non risposta. Cioè soffrono di quella che io chiamo un po' la sindrome dello studente interrogato che si arrampica sui vetri. Chiede una cosa e il sistema deve fornire un output, cioè non può fare altrimenti. E a volte lo fornisce in modo particolarmente improprio, sia evidente che non evidente, però magari nel momento in cui uno non sa esattamente quello che sta chiedendo con precisione, può venire ingannato. Lei è campano, mi pare di capire, quindi la faccio divertire adesso. Io recentemente mi era capitato, proprio testando un discorso simile al suo, di chiedere a ChatGPT di definirmi cos'era la dottrina del corto muso calcistica, che lei spero conoscerà, cioè dottrina difensivista di Allegri, odiata dai tifosi del Napoli, perché c'era Juventus che ha vinto un sacco di campionati con questa, e lui ovviamente non lo sapeva. Del Napoli, Ok, va bene, l'ho assunto così. E ovviamente lui non la sapeva, e mi ha detto delle cose che non stavano nel cielo in terra. Quando io gli ho detto, no, guarda che è una teoria difensivista, ma certo, la teoria difensivista mi ha risposto esattamente come viene risposto, no, un insegnante che interroga uno studente che non sa quando viene corretto. Quindi fondamentalmente il problema è che non c'è spesso neanche la previsione di dire, non so, non posso rispondere, questo output non ha adeguati passaggi per dare, questo input non ha adeguati passaggi per giungere a un output. Poi al di là anche di come funziona, diciamo, il meccanismo che porta alla generazione dell'output, deve comunque generare un output, cioè questo è fondamentale, ed è lì che parte poi tutto l'errore, il problema, la necessità della valore imprescindibile dell'output, della generazione dell'output. Sono d'accordo, allora, il punto è che questi sistemi, appunto, non sanno quando non sanno rispondere, esatto. D'accordo? Se lo sapessero, avrebbero una comprensione di quello che hanno. Quindi non sono autocoscienti. Quindi no, è proprio quello il punto. Non, cioè, sanno di non sapere. Non sanno di non sapere. Quindi, come dire, non possono avere questo tipo di cose qua, perché di solito questi qua sono degli elementi che, diciamo, in sistemi biologici hanno una configurazione anche completamente diversa. Cioè, sono proprio diversi. Quindi perciò quando si attribuiscono tutte queste capacità, questi aspetti di intenzionalità oppure addirittura coscienza, eccetera, eccetera,
si fanno questi errori, diciamo, di tipo attributivo. Quindi è normale che appunto questi sistemi in qualche modo provano sempre, cioè provano, anche ora questo utilizzando. Anche noi, è, però. Esatto. Danno sempre qualche cosa. Beh, però dipende, nel senso che, come dire, lo studente che cerca di rispondere ha uno scopo. Allora, lo scopo è quello di cercare di tra virgolette, anche qua c'è uno scopo. Beh, gliel'ho dato io, però. Vero, ma allora anche allo studente è stato dato dalla società lo scopo di rispondere a delle domande per prendere un pezzo di carta. Ai minimi termini. La società glielo può dare, però uno può fare anche in testa sua, nel senso che alla fine, come dire, gli studenti che decidono di farsi cacciare fuori, ce l'ha, cioè, come dire, è questo, hanno l'intenzionalità di, data una regola, fare un'altra cosa. Sì, certo. Ok? Quindi questo è un elemento, non è l'unico, però questo è un elemento, diciamo, discriminante che non è da poco, e che poi a cascata porta tutta una serie di conseguenze. Per esempio, il fatto che devono rispondono sempre, sono sistemi che generano token, no? Cioè generano, dato un prompt, quello che è il token che dal punto di vista probabilistico hanno, tra virgolette, visto più spesso in tutti gli esempi che gli sono stati dati quando hanno fatto la fase di apprendimento. Quindi queste sono tutte, però sono tutte conseguenze del, diciamo, design di questi tipi, certo, di sistemi, che è bene, come dire, tenere, diciamo, in considerazione quando si fanno queste cose. Capisce però che appunto a fronte di questo, per l'uomo della strada è difficile capire che questi input così simili ai nostri, lui pensa all'elefante quando gli dico di non pensare all'elefante, poi ovviamente non è così. Sì, no, ma sicuramente è difficile, diciamo, appunto, perciò non bisogna soffermarsi, diciamo, ma l'uomo della strada, diciamo, fa anche, non è il target di questo tipo di cose qua, cioè per me va bene. Il problema, per quanto mi riguarda, è che quando, diciamo, ricercatori, scienziati, intelligenza artificiale cadono in questo stesso tipo di errore fallace, d'accordo? Che, diciamo, quindi è proprio sbagliato dal punto di vista scientifico, come correlation is not causation, cioè sono delle classi di errori che, diciamo, noi istintivamente, come dire, siamo portati in qualche modo a fare, perché sono comunque delle scorciatoie, no? Noi viviamo in un mondo complicato dove non riusciamo a gestire tutta l'informazione che ci arriva, abbiamo informazione incompleta, incerta, quindi usiamo delle euristiche, delle scorciatoie. Nelle scorciatoie, diciamo, spesso, come dire, siamo veloci nel dare le risposte, però, diciamo, non sempre... come dire, ci azzecchiamo. Quindi questo ce lo aspettiamo, quello dell'uomo della strada, però insomma non ce lo aspettiamo in altri tipi di contesti, e anzi deve essere proprio evitato, cioè è una cosa che va assolutamente, cioè è sorprendente come ancora oggi ci sia la necessità di, come dire, riprendere alcuni temi che non sono stati sviluppati oggi per illustrare qual è il landscape, cioè quindi è come vanno interpretate le cose che succedono. Perché noi ci troveremo nei prossimi anni, nei prossimi decenni, sempre di più con i sistemi di intelligenza artificiale che vengono classificati come super intelligenti e che magari sono anche meglio di noi su alcuni compiti. Cioè i sistemi di diagnostica per immagini sono molto meglio rispetto, diciamo, hanno delle performance più alte rispetto al riconoscimento visivo che può fare anche uno specialista. Ma questo non significa che, diciamo, lo specialista che siano delle super intelligenze. Quindi sono sempre strumenti che vanno utilizzati, sono sempre degli strumenti anche loro di potere, no? Da parte di chi li dispone, naturalmente, che vanno utilizzati per aumentare quelle che sono, diciamo, le cose che riusciamo a fare all'interno della società. Bisogna sapere che hanno tutta una serie di limiti, e bisogna sapere che alcuni di questi limiti, diciamo, sono tali perché sono questi sistemi by design, non sanno fare alcune cose, d'accordo? Quindi finché dal punto di vista scientifico non c'è un salto nella teoria anche di riferimento di questi sistemi, di queste reti neurali artificiali, allora, diciamo, più o meno in modo, diciamo,
anche qua, magari sempre migliore, ma perché c'è sempre qualcuno che li va manualmente ad aggiustare, ci saranno, si scontreranno sempre su questi problemi, che anche qua sono problemi classici, cioè non è che sono, diciamo, dei test questi qua fatti ad hoc per questi sistemi qua, sono delle cose classiche che già, diciamo, si facevano nella letteratura, se vogliamo, dei chatbot dagli anni 60 in poi, però di nuovo siamo sempre, diciamo, lì, con dei livelli di performance che sono decisamente migliorati, però poi quando si va un po', diciamo, si scava, ma a questo livello, insomma, un po' sotto la superficie, si vede che ci sono sempre più o meno gli stessi problemi. Allora, vedo, ecco, Io voglio chiedere una cosa a questo proposito, nel senso che quello che mi sembra che manchi è un po' il problema del feedback loop, nel senso che macchine addestrate sugli output umani per cercare di farli più simili possibili. Quindi, ad esempio, andiamo a vedere gli errori, le performance, e già capire quanto di quelle performance migliori rispetto a una macchina di 5-10 anni fa, eccetera, derivino in realtà dal fatto che nel dataset di addestramento ha visto esattamente quanto tu dicevo, quel problema lì. E l'altro feedback control loop, quanto in realtà le performance degli uomini siano influenzati dalla loro relazione con le macchine. Cioè, noi diciamo c'è la media, se ho capito bene, si lavora su medie o mediana, non so, comunque sarà la distribuzione delle performance degli uomini, che non penso sia né costante nel tempo né nello spazio né culturalmente, soprattutto nel tempo, nel senso che man mano che ci relazioniamo, eccetera, quindi questo problema qua, come che peso ha? Cioè, io non ho una risposta a capire se ha un peso oppure se è trascurabile, se possiamo per adesso farne meno, ci penseremo più avanti. No, neanche io una risposta, perché riguarda appunto sempre, diciamo, la parte di theory building. Quindi queste cose sono tutti aspetti problematici di costruzione della teoria. Per esempio, non so, i tempi di lettura dagli anni 20 del secolo scorso a oggi sono cambiati? Non lo so, per bambini che ne so, che hanno 6 anni, 7 anni, non so dare. non so dare una risposta a questa cosa qua. Probabilmente sono cambiati, però significa che, diciamo, la nuova distribuzione che viene presa come riferimento è quella di quest'anno, cioè quella di questi anni, insomma, cioè quella dei nuovi studi che vengono pubblicati, non quella che magari aveva senso, diciamo, un secolo fa. E quindi, secondo me, appunto, dato che lo strumento prende come riferimento la teoria, questo è un problema che riguarda la teoria, su cui non ho, diciamo, non ho risposta. L'altra domanda riguardava il fatto, diciamo, allora, questo è un altro problema gigantesco. Gran parte di questi sistemi sono sistemi, diciamo, non open source, d'accordo? Quindi noi non sappiamo la differenza tra, diciamo, il set di addestramento, il training set, cioè non sappiamo cosa c'era già nel set di addestramento, quindi quando questi sistemi, come dire, recuperano informazioni che già hanno e quando invece il risultato che forniscono è, diciamo, il frutto di una loro elaborazione, diciamo, successiva, che va al di là del training set, voglio dire. E questo succede per tutti i sistemi chiusi, noi non abbiamo, diciamo, neanche quelli sono quelli che sono, non sappiamo neanche quali sono le loro fonti di addestramento, possiamo fare dei guessing, no? Di sicuro Wikipedia, di sicuro, diciamo, gran parte del web, libri, cose di questo genere qua, e dove anche lì ci sono dei problemi di natura legale, perché appunto a quanto pare sono stati presi e addestrati questi sistemi anche con libri coperti da copyright, però questa è tutta una parte, diciamo, su cui non sono neanche competente. Ci sono però dei large language model open source che stanno nascendo anche in lingua italiana. Per esempio, adesso c'è il gruppo del mio collega, amico Roberto Navidi alla Sapienza, che sta sviluppando Minerva, ok? Che è il primo large language model. Diverse versioni stanno sviluppando. Il primo large language model interamente, diciamo, addestrato, diciamo, da zero sull'italiano. E lì si possono fare, cioè lì, come dire,
si sa qual è il training set, d'accordo? Perché tutti questi elementi qua saranno pubblici. Le architetture transformers, che sono quelle utilizzate per fare queste cose qua, sia legate al linguaggio, sia legate alla multimodalità, quindi tipo dove si generano immagini, video, eccetera, eccetera, non esistono da oggi. Diciamo, sono state introdotte nel 2017, più o meno. E alcuni modelli che sono stati, che erano disponibili in modo, diciamo, pubblico, tipo BERT, okay, che è uno dei primi sistemi, quelli là non avevano assolutamente le performance, cioè erano sistemi che miglioravano le performance rispetto ai sistemi precedenti, ma non erano confrontabili con quello che fanno questi sistemi. Quindi significa che c'è, anche qua, questi sono prodotti, d'accordo? Quindi sono prodotti commerciali che sono migliorati con qualsiasi cosa l'azienda che deve vendere il prodotto ha a disposizione. E di solito sono soprattutto esseri umani che vengono utilizzati sia per la parte di annotazione, tra l'altro anche là c'è un problema di potere, no? Diciamo all'annotazione di immagini fatte in Kenya, piuttosto che a 2 centesimi, cose di questo genere qua. Cioè, tutti i scandali che sono emersi in questo paio d'anni, 2 o 3 anni, e che riguardano sia la parte di annotazione sia la parte di raffinamento di questo tipo di sistemi, dove appunto, io lo ripeto, cioè, GPT-5 sarà sicuramente meglio di GPT-4, ma perché tutta una serie di cose saranno corrette, diciamo, manualmente. Il punto è vedere e investire anche invece su questi modelli open source, dove noi riusciamo a sapere che cosa hanno dentro e quindi riusciamo anche a valutare qual è la capacità di, diciamo, generalizzare di questi sistemi. Però questo è problematico, secondo me, per loro, perché anche qui, dove non sappiamo qual è il loro training set, andiamo a fare queste, diciamo, valutazioni, se vogliamo, abbastanza euristiche, no? proprio al lume di naso, e dove verosimilmente nei training set che hanno utilizzato c'è, cioè, di tutto, comunque ci sono questi tipi di problemi che sono, significa proprio fondazionali, insomma, sono indipendenti dalla quantità di dati su cui vengono addestrati. Quindi questo qua. Abbiamo ancora 3 minuti, io devo che voleva forse porre, però deve riuscire a farcela in 30 secondi la sua domanda. Vabbè, allora, una cosa che mi chiedo è quando si ha effettivamente valutativo dal punto di vista della di quanto una tecnologia adoperi delle strutture che si possano dire, come dire, biologiche. Faccio una cosa che mi... Ora mi spiego. È che mi avete detto di 10 secondi. La faccia. Sono tante idee che si... Il tono della sintesi è importante. Ok. Se noi avessimo un'intelligenza artificiale che ha delle strutture perfettamente speculari a quelle biologiche di un uomo, io mi chiedo, data quella magnitudine di calcolo, l'output sarebbe effettivamente umano? Cioè, mi chiedo perché stiamo presupponendo che ad un output valutabile come umano corrisponda delle strutture o corrisponda effettivamente un'umanità del mezzo. Cioè, io quello che penso è che per assurdo, tanto più intelligenza artificiale fosse umana... Guardi, adesso è già chiarissimo cosa vuol dire, quindi vediamo cosa... Ok, l'ipotesi, diciamo, dello strutturalismo perfetto, che è proprio realizzabile dal punto di vista tecnologico, quindi questa qua, come dire, è un lavoro che si può fare, diciamo, filosoficamente, però è, diciamo, qualche cosa che non riguarda lo spettro, diciamo, di ciò che è esplorabile dal punto di vista scientifico. Se, diciamo, non ci fosse differenza, se non ci fosse differenza, diciamo, tra il livello strutturale tra appunto sistema naturale e sistema artificiale, quello è un principio di identità, quindi sono la stessa cosa. Questa qua è la risposta che mi sentirei di dare, però, diciamo, non è diciamo l'effetto Cristiano Ronaldo. Cioè, Cristiano Ronaldo è una persona come lui, non è stata delle condizioni estreme, no? Quindi Cristiano Ronaldo si comporta come un alieno, cioè Cristiano Ronaldo non mostra mai umanità, che è suo figlio Cristiano Junior, fa delle cose allucinanti. Quello che mi chiedo sull'intelligenza artificiale è che non ci sia un certo tipo di effetto Cristiano Ronaldo dal punto di vista cognitivo. Cioè, per essere comunque un essere umano che soggiace alle nostre stesse strutture, posta una magnitudine maggiore di cose, di potenza di calcolo, non arrivi a convergenze estremamente diverse. Guardi, era esattamente la domanda che volevo porre anch'io. L'effetto alieno, cioè l'idea, cioè noi abbiamo sempre avuto paura degli alieni,
e li abbiamo rappresentati in un determinato modo, e oggi rappresentiamo l'intelligenza artificiale come un alieno, perché abbiamo paura di esseri che hanno dei comportamenti intelligenti, che noi riconosciamo come intelligenti, ma che non sappiamo come ragionano. Cioè, nella guerra dei mondi, no? Che è una delle prime rappresentazioni degli alieni più potenti e famose della storia della cultura occidentale, ci sono questi alieni che non mostrano nessuna emozione, non parlano nemmeno, perché comunicano telepaticamente, però fanno delle cose intelligenti, perché usano l'intelligenza per ammazzarci. E quindi noi abbiamo paura. L'intelligenza artificiale oggi, secondo me, ci fa paura, e queste persone di cui parla Antonio, che la sfruttano questa paura per farsi dare i soldi, ci fanno paura perché ci dicono: stiamo costruendo delle cose che sono intelligenti come gli alieni, cioè fanno delle cose che ci sembrano intelligenti, non sappiamo bene come le fanno, a volte le fanno come gli alieni della guerra dei mondi, ci possono ammazzare o farci del male, dateci i soldi che così risolviamo tutti i problemi. Ovviamente Antonio ci sta dimostrando che invece, se diamo i soldi al suo amico della Sapienza, lui fa un'intelligenza artificiale trasparente che fa delle cose spiegandoci come le fa, e forse questo la rende un po' meno aliena. Poi che ci ammazzi o non ci ammazzi, vediamo. La rende di più, diciamo, uno strumento che si può utilizzare per l'indagine scientifica, mentre invece, ripeto, tutto questo, diciamo, clamore che c'è stato su sistemi di intelligenza artificiale di oggi è nato su prodotti commerciali. Prodotti commerciali su cui noi non abbiamo il controllo della, proprio della pipeline della produzione. Quindi nei modelli open source invece c'è questo tipo di controllo, e si può fare tutta l'indagine che si fa di solito quando si fa ricerca empirica nelle scienze, vedendo appunto, diciamo, stimando cosa riescono effettivamente a fare, cosa invece, diciamo, non riescono. Però c'è anche la deroga dell'EA alla ricerca scientifica per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale, quindi tanto di buono, ecco, il legislatore ha intercettato questa necessità. Certo. Bene. Va bene, allora, grazie, ci abbiamo messo 3 minuti in più, però è stato veramente bello. Grazie mille a voi, mi ha fatto molto piacere. E quindi ci vediamo al prossimo mercoledì, che non so quando è. Valeria ce lo farà sapere quanto prima. Grazie mille a tutti. Grazie.